Buongiorno Abruzzo, beh, passata l'Epifania, torniamo alla normalità, anche il nostro studio è tornato al di fuori delle feste, però restiamo fedeli ai grandi argomenti che vi promettiamo ogni giorno. Apriremo parlando di carceri, lo sapete, è un tema che ci tocca molto, ma che in realtà dobbiamo imparare a comprendere che tocca davvero tutti. E allora ne parleremo con il garante dei detenuti della regione Abruzzo, Gianmarco Cifaldi, e poi andremo come ogni venerdì a incontrare Marinella Sclocco, la nostra psicologa e psicoterapeuta, e chissà oggi di cosa ci parlerà. In realtà lo so già, è un tema che vogliamo fare, si parla di Covid con lei, sì, e ci darà qualche chiave magari per uscirne, e poi per uscirne in termini psicologici ovviamente parleremo anche con Antonio Corrado, come ogni venerdì, il nostro ricercatore studioso d'Abruzzo, di tradizioni, chissà di cosa ci parlerà oggi. E ancora andremo a incontrare la signora Cristina Celsi, che è presidente dell'associazione Sottoporta, un'associazione dedicata ai disabili, e quindi toccheremo questo tasto. Il nostro spazio della creatività ci porterà a incontrare Cinzia Iezzi, feltraia e tintora, quindi parleremo di lana e tessuti. Infine chiuderemo in famiglia come d'abitudine parlando di Dreams. Il venerdì, lo sapete, abbiamo questo bellissimo contatto con il programma dedicato ai talenti d'Abruzzo. Con noi ci sarà Antonio Di Giosafat, che porterà con sé la giovane concorrente Giada. Adesso andiamo ad aprire e finalmente posso riannunciare il nostro direttore Carmine Perantuono. Buongiorno. Ma che buongiorno. Gioia rivederti. Grazie, anche per me è un grande piacere tornare qui. Non è successo niente, no, non è che certo, sono stato un po' di ferie, un po' di riposo, qualche giorno, ma soltanto qualche giorno, quindi nessuna. Come sono andate le feste, Carmine? Beh, insomma, diciamo sempre con grandi preoccupazioni legate a quello che accade intorno, e comunque insomma tutto sommato in maniera serena, contenuta, come è giusto che fosse. Come è giusto che sia, certo. A proposito di feste, intanto, siccome darò le solite notizie purtroppo legate all'andamento della pandemia, ne voglio dare una buona, perché è legata bello. Alle feste, all'ultima delle feste, l'Epifania, che questa volta ha portato premi in Abruzzo per la Lotteria Italia. Infatti, finalmente, all'Aquila, nel nostro capoluogo di regione, abbiamo avuto un biglietto da 100.000 euro. Il numero del tagliando serie C, numero 144-953, venduto proprio nella città dell'Aquila. E quindi adesso scatenata la caccia al vincitore, non sarà facile. Sperando che vengano ritirati, perché molti di questi biglietti non vengono spesso ritirati. Sono stati venduti in Abruzzo anche alcuni premi di terza categoria da 20.000 euro a Chieti 1, a Poggiofiorito in provincia di Chieti un altro, due a Pescara, uno a Colonnella e un altro a Torino di Sangro. I numeri di serie sono sul nostro sito www.rete8.it, quindi si possono controllare in ogni momento. Veniamo alle notizie. Allora, ieri per la prima volta dall'inizio dell'emergenza Covid sono stati registrati in Italia, lo sappiamo, oltre 200.000 contagi in 24 ore, e il tasso di positività è salito al 19,28%, più alto di quello dell'Abruzzo, che adesso invece vedete qui, che si riferisce appunto ai dati di ieri. Intanto parte la multa di 100 euro una tandem dal prossimo 1 febbraio da parte dell'Agenzia delle Entrate, direttamente per gli ultra cinquantenni che non si vaccinano. Come funziona? Funziona che il DPCM va in vigore domani e c'è una finestra di tempo fino al 1 febbraio per mettersi in regola. Certo. La multa è pagata sostanzialmente senza che venga nemmeno comminata, cioè non ci deve essere una persona che te la fa la multa. La multa la prendi se non ti vaccini entro il 1 febbraio e hai più di 50 anni, perché si incrociano i dati dell'agenzia del catasto, quindi della popolazione residente in Italia che ha quell'età, con quella dei vaccinati. Quindi scatta in automatico. Scatta in automatico. Se hai più di 50 anni, non vaccinato il 1 febbraio, multa, 100 euro sì, già. La multa è di 100 euro, ma è una multa, diciamo, simbolica. Diciamo che può essere presa come un premio di non prendere la multa se si va a fare il proprio dovere civico a questo punto, vista la anche situazione. Anche se prenotarsi già oggi, non so se entro il 1 febbraio ce la fai. No, no, no. Ce la fai? Anche questo, hai fatto un'osservazione molto giusta. Infatti è prevista anche, adesso vedremo il decreto, domani entra in vigore, quindi stanno ancora predisponendo le ultime cose. C'è una corsia preferenziale per chi non ha avuto ancora la prima dose, proprio per poter risolvere il problema di cui parlavo. Benissimo. Invece c'è una multa da 400 a 1.000 euro per chi accede senza certificato verde alle attività e ai servizi in cui è previsto
l'utilizzo, quindi resta invariato, ma aumentano appunto le situazioni, compresi tutti i trasporti e quant'altro. Per quanto riguarda invece le regioni, sappiamo già che l'Abruzzo diventerà zona gialla a partire da lunedì prossimo. La cosa sostanzialmente non cambia nulla, perché l'obbligo di mascherina all'aperto era già stato introdotto col decreto festività, quindi non c'è nessuna variazione sostanziale, se non la preoccupazione per il numero dei posti letto che vengono occupati dai pazienti, che ormai ha superato la soglia appunto della zona gialla stessa e sta creando difficoltà organizzative in molti ospedali. All'Aquila c'è un focolaio in geriatria, quindi sono stati trasferiti i pazienti. A Pescara c'è stato un nuovo momento di stop del pronto soccorso per i ricoveri che non avessero codice rosso, naturalmente, nelle ultime 24 ore, e seguiremo poi anche nel nostro telegiornale gli ultimi sviluppi della vicenda, perché insomma c'è una crescita dei contagi e di conseguenza il personale sanitario, che ricordiamo non è immune dalla crescita dei contagi a sua volta, insomma è in sofferenza. Oggi, domani e dopodomani, per chiudere, screening a tappeto per le scuole che riaprono lunedì. C'è una polemica che riguarda l'esclusione delle materne, perché non ci sono sufficienti tamponi in Abruzzo, proprio le materne in cui invece i ragazzi vanno senza mascherine, quindi insomma è una situazione un po' paradossale per certi versi, ma mancano veramente i tamponi e probabilmente ci sarà un provvedimento a parte per questa categoria di studenti. Vedremo cosa accadrà, perché la situazione è sempre molto fluida. Certo. Ed è quindi facile attendersi anche nella nostra regione, proprio perché ci sarà uno screening regionale nei prossimi giorni, anche una crescita ulteriore dei casi che, ricordiamo, vengono attestati come positivi anche col solo tampone antigenico, quindi ci sarà una crescita. Però questa è una crescita da screening, quindi preventiva, molto importante, anche perché, ripeto, i casi veramente gravi non riguardano, per fortuna, persone che hanno già ottenuto la terza dose e persone che comunque possono appunto ottenere il contagio e quindi vivere tutte le difficoltà del contagio, ma non subire le conseguenze più gravi della malattia e del ricovero. Per quanto riguarda invece la scuola, c'è un'altra notizia che ci approfondirà Luca Pompei, perché i presidi ritengono ingestibile comunque in ogni condizione il rientro a partire da lunedì e chiedono altri 15 giorni di DAD. E allora andiamolo a sentire. Vediamo Luca Pompei. Luca, dove mi sei? Diceva, buongiorno. Che era andato a scuola stamattina. Sì, sei tornato a scuola. Luca. Non si sbaglia mai a tornare a scuola. Certo. Buongiorno Abruzzo, buongiorno Carmine, buongiorno Paola. Noi siamo ospiti e la ringraziamo, la dirigente scolastica del Liceo Classico di Pescara, la professoressa Antonella Sanvitale. Diceva bene Carmine, ci sono perplessità da parte dei dirigenti scolastici rispetto a questa ripresa, tra screening di massa per gli studenti, ma poi anche discorso relativo alla positività non solo dei ragazzi, ma c'è anche il problema della positività dei professori. A quel punto come si deve muovere una scuola? Insomma, le domande sono tante, da qui la nota diffusa nei giorni scorsi dai presidi italiani. Chiediamo il parere della professoressa Antonella Sanvitale. Buongiorno. Buongiorno a tutti, vi saluto dalle nostre postazioni che non abbiamo mai lasciato, bravi, cioè la scuola. Buongiorno. Ecco, allora, la situazione, le varie perplessità che insomma emergono anche rispetto insomma ai dubbi che voi dirigenti scolastici avete posto. Sì, sì, alcuni hanno posto questi dubbi legittimi. Io non sono tra i firmatari, però, perché sono veramente contenta e fautrice della scuola in presenza, anche tutto lo sforzo che il governo sta facendo lo condivido. Certo, questo è il mese in cui siamo nel pieno del contagio e la riapertura, noi abbiamo già in questi giorni, dal 3, da appena iniziato l'anno nuovo, abbiamo segnalazioni giuste delle famiglie che segnalano la positività dei propri figli, ce lo segnalano proprio per chiedere il collegamento rientrando a scuola il 10, il collegamento da casa. E quindi lunedì rinizieremo dopo questo screening che noi abbiamo accolto con molta positività, ecco, positività è veramente un termine da non usare, però con gioia, con contentezza, perché almeno il punto iniziale di ripartenza, sappiamo come ripartire,
quindi monitoriamo costantemente. Certo ci sono dei dubbi perché lo stiamo vedendo, la variante Omicron colpisce tutti, anche chi come noi del personale scolastico ha le tre dosi, quindi ha in forma più lieve, però colpisce, questo sì, vuol dire un'assenza, soprattutto sto parlando qua degli insegnanti e quindi della loro possibilità di sostituzioni, che sappiamo che se allo stato attuale prima di 10 giorni noi non possiamo chiamare un supplente, per cui questo crea insomma preoccupazione, problemi, certo, e disagi. Quindi vediamo un attimo come stiamo fronteggiando un'emergenza. Il governo si è pronunciato il 5 sera, ci dovrà dare indicazioni anche più precise per il rispetto del protocollo. Noi sappiamo che la ASL e Naffanno, noi anche stiamo lavorando, noi aiutati dai referenti anche Covid, uno per scuola, lavoriamo veramente senza sosta, senza domenica, senza sabato, anche senza notte, perché una volta la telefonata l'ho avuta alle 10 la sera, per cui veramente, ecco, del resto non devo dirlo io, siamo in situazione emergenziale. Certo. Lunedì riapriamo e dobbiamo armarci di tutta la nostra forza che abbiamo e vedremo, però, vedremo. Sì, grazie professoressa Tanasa Vintale, le giro in bocca al lupo da parte di Carmine e di Paola, perché veramente ne avete bisogno. Beh, insomma, questa è la situazione. Noi domani come redazione social seguiremo anche l'andamento degli screening a Pescara, vedremo anche lì se dovessero sorgere tante volte dei problemi. È davvero tutto, vi lascio ai vostri argomenti, ai vostri temi. Grazie. Ciao. Luca, buona giornata, buon lavoro, ringraziamo la dirigente scolastica, ringraziando lei li ringraziamo tutti perché fanno uno sforzo immane per gestire una situazione emergenziale. Per interpretare il mare di carte e di indicazioni a volte anche contraddittorie con le quali hanno a che fare i dirigenti scolastici. Certo. Non certo. È un ruolo facile. E non sempre è facile capire cosa è giusto fare, perché voglio dire, sono situazioni davvero un po' più grandi di noi a volte, quindi in bocca al lupo davvero per questa riapertura. Adesso, caro Carmine, andiamo a girare pagina e a trattare comunque un tema altro che delicato. Parliamo di carceri, lo facciamo con il garante dei detenuti della regione Abruzzo, Gianmarco Cifaldi, che faccio entrare. Buongiorno, si può accomodare? Buongiorno. So buongiorno, che vi conoscete già, per cui non faccio presentazioni. No, vabbè, professore è una figura degnissima, in un ruolo molto delicato e importante, e devo dire che ha anche un rapporto con i media molto, molto intenso e corretto allo stesso tempo, nel rispetto dei ruoli, quindi per noi è anche, insomma, un piacere collaborare. Grazie, perché l'obiettivo è sempre quello di amplificare le voci di dentro, come vengono chiamate, certo, e i problemi che vivono le carceri, in questo caso abruzzesi. E allora andiamo a farlo. Io ti ringrazio, Carmine. Grazie. Ci ritroviamo per le anticipazioni del TG. Dopo. A dopo, buon lavoro. Ci accomodiamo, prego. Eccoci qua. Allora, vogliamo partire dal fare chiarezza a chi ci sta seguendo da casa, chiariamo un po' le idee. Cosa fa un garante dei detenuti? Un garante si occupa di tante cose. Innanzitutto la sua mission principale è quella di creare, annotare e verificare qualora si venissero a non rispettare il dettato costituzionale. Penso all'articolo 27 della Costituzione, ad esempio, la capacità, insomma, di dare dignità all'interno della struttura detentiva, perché una persona, sì, è vero che se ha commesso un reato debba pagare il suo debito sociale, certo, però pur vero che questa persona deve essere garantita sui principi fondamentali che, insomma, uno Stato civile non può non fare. Quindi il mio ruolo, il ruolo del garante, è quello di garantire che cosa? Questa dignità della persona, quindi dal punto di vista sanitario essenzialmente, ma anche tante altre piccole cose, assicurare una degna percorso detentivo, ma soprattutto anche un degno attenzione alla persona. Certo. Quelle possono essere le varie problematiche, sono tantissime. Certo, immagino, è un ruolo molto nobile ed è un ruolo anche complicato, immagino, e allora le chiedo subito, parliamo d'Abruzzo naturalmente, che sono i dati che lei ha certamente più in mano. In Abruzzo viene garantita la dignità dei detenuti dal suo punto di vista? Noi, devo premettere, noi come garanti regionali siamo
collegati con tutto il territorio nazionale e col garante nazionale. E allora possiamo anche fare un parallelo rispetto sì, alle altre realtà. Sicuramente ho italiane. Tutti i dati per vari livelli insomma, di conoscenza. Cioè, abbiamo un network, abbiamo incontri mensili con tutti i nostri colleghi garanti con cui ci confrontiamo e vediamo anche di fare stimoli. Siamo stati due mesi fa dal ministro Cartabia, ad esempio, abbiamo visto tante cose che possono essere migliorate. Si è appena licenziata una commissione Rotolo che di fatto ha messo in luce le criticità importanti che sono all'interno delle strutture detentive italiane. Vediamo in Abruzzo. L'Abruzzo ha, diciamo, a mio avviso non grandissimi problemi, per fortuna, perché abbiamo dei dirigenti scolari, dirigenti, perché ho pensato certo. Dirigenti dell'amministrazione penitenziaria, molto bravi, molto attivi, sono altamente professionalizzati, però c'è una criticità che sicuramente avete già rilevato, la mancanza di personale. Sì. Questo è un problema serio. Il Covid, come dire, ha moltiplicato le difficoltà in ordine al fatto che i concorsi sono stati fatti, quindi abbiamo avuto un vuoto pneumatico di reinserimento. Abbiamo delle quiescenze adesso in quest'anno, nel 2022, di tantissime persone che andranno in pensione e non c'è il ricambio. Non c'è a fronte di una popolazione detentiva. Attualmente siamo nella una capienza sostenibile, però non c'è un sovraffollamento in Abruzzo? Non problematico? Non problematico, non c'è un sovraffollamento come in tutta Italia, ma altre realtà italiane sono veramente più consistenti le presenze detentive all'interno delle strutture, la capacità. Sulmona, ad esempio, ha una struttura particolare, è un supercarcere, come sapete benissimo, è un carcere che adesso, entro la primavera, avrà una nuova impianto con la capacità di recepire altri 200 ristretti e a fronte di un non personale. Quindi io trovo difficoltà a renderlo operativo. Cioè, di Sulmona si è parlato non per fatti, come dire, positivi, ultimamente sempre relativamente al carcere, per mancanza d'acqua calda. Queste sono problematiche importanti, perché non è cioè già è una vita, come dire, non facile quella all'interno del carcere. Questi elementi vanno comunque a intaccare la dignità dell'essere umano. Lei su questo come si muove? Allora, su queste problematiche le faccio qualche esempio, così rendiamo anche i nostri ascoltatori, per far comprendere qual è il mondo complesso, ecco, quello sì, detentivo. Sì. Sulmona è un carcere, devo dire, con delle criticità, ma ce l'hanno tutti gli istituti italiani, non solo Sulmona. Sulmona è di lontana memoria, noto anche per tristi suicidi, perché sono stati tanti suicidi. Devo dire che io sono stato a visitare, la prima azione che ho fatto quando ho preso il mandato da garante regionale, il primo carcere che ho visitato è stato proprio Sulmona, e continuamente ho contatti con la direzione del carcere per monitorare. Noi in questa fase, l'ufficio mio è poco presente, non per cattiva volontà, però facciamo videochiamate proprio per evitare la presenza esterna di persone che entrano in carcere, per limitare il rischio concreto di portare il virus, perché noi dall'esterno, se noi coibentiamo il carcere dall'esterno, riusciamo a isolarlo dal rischio di ingresso soprattutto di questa variante Omicron. Dicevamo, Sulmona ha delle criticità come altre. Le faccio un esempio. Un anno e mezzo fa al carcere di Pescara, ad esempio, è mancata l'acqua proprio, al di là dell'acqua calda. Perché c'era una tubatura lì intorno a San Donato che impediva, proprio tutta la zona veniva non servita dall'acqua potabile. Subito mi sono attivato e ho contattato, devo dire, con la massima efficienza l'ACA, deputata a garantire la struttura, l'ingegnere con cui ho parlato, ha provveduto immediatamente a portare una cisterna e quindi dare direttamente l'acqua all'istituto. Quindi questo, insomma, tra le tante cose fa un garante. È importante che, insomma, si renda l'ambiente, che poi
è normale, un carcere non sarà mai un bel luogo da abitare, però insomma che ci siano veramente le condizioni per poterlo vivere in maniera dignitosa. Lei prima ha usato la parola suicidio, ha parlato di suicidio, allora mi torna a mente un recente episodio di cronaca, parliamo del tentato suicidio, il secondo, di Simone Santoleri in carcere per l'accusa, con l'accusa per l'omicidio della madre Renata Rapposelli. Su questo episodio lei è intervenuto duramente. Sono intervenuto come per lui come anche altre situazioni. Diciamo, dal punto di vista mediatico, fa più rumore il caso Santoleri. Io ho rilevato alcune incomprensibili azioni da parte della direzione carceraria, e quindi ho dovuto, per proprio il mio mandato, segnalarle a vari livelli, ordine, sia all'interno della stessa struttura, sia a livello del DAP, e ho presentato, come dire, una serie di annotazioni, mi consenta il termine, fino al sottosegretario della giustizia, che si è ripromesso a breve, inizio anno, quindi di venire insieme a me a fare una visita all'interno del carcere per vedere le criticità che io ho esposto. Quali? Ad esempio, non comprendo come mai una persona che stava sotto sentenza di appello venisse trasferito dalla sera alla mattina. È una persona che si era ambientato nel territorio, si fa stare una persona nel territorio se ne sono incompatibilità particolari, se non aggredisce un personale educativo o un personale della polizia penitenziaria, cosa che non è successo. Oltremodo lui frequentava un corso, era iscritto all'università, quindi sono tutti elementi che non mi fanno comprendere la motivazione così repentina di questo trasferimento, alla luce di altre considerazioni che poi sono state da me prodotte al sottosegretario, ma anche al DAP insomma stesso. C'è una storia in particolare che ha preso a cuore più delle altre? Guardi, sono persone, io a volte non li chiamo neanche ristretti, chiamo le persone. Ogni storia è un caso a sé. A volte, purtroppo, è triste dirlo, secondo me sono anche degli innocenti, oppure però non sono io a giudicare, certo, quindi non mi permetto. Certo. Quantomeno però mi preoccupo di alcune cose, alcune situazioni che sono veramente ai margini della civiltà in cui io ritengo di dover vivere e devo, come dire, aiutare che queste cose non avvengano. Quindi il mandato di garante è proprio quello di garantire questa dignità famosa della persona. Assolutamente, assolutamente. Lei che tipo di rapporto ha con i detenuti? Cioè, li incontra quotidianamente, li ascolta, ha un punto di... Certo, io li ascolto. Noi abbiamo, sì, certo, come no, li ascolto. Ho innanzitutto una grande... Abbiamo creato qui in Abruzzo una cosa che sono onorato di comunicare, un numero verde che permette i stessi detenuti, i familiari, gli avvocati di dialogare col mio ufficio. Quindi io in tempo reale ogni anomalia, ogni situazione di criticità vengo subito attenzionato e subito provvediamo immediatamente. Questo mi ha permesso, soprattutto durante la pandemia, avere quel termometro sociale interno alle carceri sempre ben tarato e preciso, insomma. Ma lei è sempre a disposizione dei carcerati? Cioè, un carcerato, se ha bisogno di le sentirla... faccio un esempio, certo, no, certo, sì, le spiego. Come funziona? A volte sono intervenuto alle 10 di sera, il sabato, la domenica. Certo, non è un lavoro come un altro, viene da sé questo. No, quindi sono entrato in carcere quando venivano segnalate alcune anomalie e subito io intervengo, subito, subito. Ma il contatto è diretto col carcerato, o c'è un'organizzazione a monte? No. Io entro in modo anche molto informale, perché è giusto che sia così, entro dentro il carcere, ho l'articolo 17 dell'ordinamento penitenziario, mi permette di entrare senza chiedere permesso a nessuno, posso entrare, quindi la mia azione viene proprio fatta non solo nel parlare con il ristretto, ma anche attenzionare alcune criticità. Io la prima cosa che faccio in genere quando faccio un giro ispettivo, ma anche brutto dirlo, vado a controllare le cucine e l'area sanitaria, che sono due criticità importanti. Ad esempio, se vedo qualcosa che non funziona nell'area della cucina, del ristoro, io subito attenzione, scrivo e metto in mora l'amministrazione di provvedere quanto prima. Sono vari, faccio un esempio, gli HCCP non sono rispettati, io subito provvedo e dopo 3 giorni vado subito a controllare se hanno, come dire, attivato le procedure che ho messo in mora. Oppure l'area sanitaria, devo dire, l'area sanitaria, noi abbiamo una
per fortuna, devo dire, una grande efficienza della medicina penitenziaria, grandi professionisti, ma anche qui abbiamo pochi medici. Sulmona rischia, con questo superplus di ingressi da 400 a oltre 600, sono tanti, e garantire H24, quindi ci vuole personale, la guardia medica, un carcere è una piccola città, quindi certo, abbiamo bisogno certo. di un presidio medico stabile. Ma lei gode di ascolto, come dire, facile da parte dei direttori di questi carceri, o la sua è una quotidianità battagliera? Guardi, io penso che non si debba combattere quando c'è qualcosa che non va, caso Santolei lo dimostra, ma si deve essere sinergici nel proporre delle soluzioni. Non c'è la mia figura non deve essere vista come un antagonista o quant'altro, una persona che si deve opporre, deve costruire. Cioè io vedo la mia figura come una figura che deve essere di supporto al ristretto, alla persona che è privata della libertà personale, ma soprattutto deve essere collaborativo con l'ambiente circostante, perché parliamo di due facce della stessa medaglia, sia certo. la polizia penitenziaria, sia per quanto riguarda il ristretto stesso. Certo, dal suo punto di vista, insomma, parliamo naturalmente dell'Abruzzo, il lavoro di reinserimento di questi detenuti è all'altezza? Cioè viene davvero fatto un lavoro perché poi una volta reinseriti nella società possano integrarsi? Guardi, ci sono vari. L'amministrazione penitenziaria è una macchina molto complessa. Noi abbiamo il sistema detentivo, che è quello, diciamo, tra virgolette, repressivo, però deve essere premiante, per la Costituzione lo dice. D'altra parte abbiamo un ufficio, UEPE, Ufficio Esecuzione Penale Esterna, dovrebbe essere quello della probation, la messa alla prova, dare la possibilità al ristretto di, una volta finito il suo percorso, o quantomeno anticipato il suo percorso carcerario, possa essere rimesso nell'inserimento lavorativo esterno. E il UEPE ha questa funzione propria. Purtroppo abbiamo poco personale anche lì, si deve fare molto di più. Speriamo il nuovo anno ci siano, mi hanno assicurato anche dal DAP, una certa energia di inserimento di manodopera, di personale che possa essere, come dire, portare avanti degli obiettivi strategici. Le dico solo che anche abbiamo firmato pochi giorni fa, proprio a fine anno, con la Cassa Ambiente 60.000 euro insieme col Tribunale di Sorveglianza, con tanti altri attori sociali, col sottoscritto, proprio per poter prendere questi soldi per creare condizioni di reinserimento sociale. Non sono tantissimi, però sono tanti progetti che stiamo portando avanti. L'importante è che sia una macchina in movimento, assolutamente, che non si fermi sì, mai, assolutamente perché altrimenti, sì. Anche perché lo dicevo all'inizio di programma, ma in realtà lo ripeto ogni volta che mi trovo a confrontarmi con questo tema, ciò che a noi preme, noi è la terza volta che torniamo nel giro di due mesi sul tema carceri. Grazie. Quello che ci preme, ma ci mancherebbe, il nostro dovere, perché quello che ci preme è far comprendere che non è un argomento che riguarda altri, non serve dover stare in carcere o avere un parente in carcere per occuparsene, ma è un tema assolutamente sociale, perché ovviamente scontate le giuste pene, perché questo va sottolineato, scontate le giuste pene, queste persone verranno reinserite nella società e diventano ovviamente parte integrante del nostro tessuto sociale. Per questo è importante che venga fatto un lavoro di reinserimento giusto all'interno del carcere. Questo preme a tutti noi, per cui non è un attaccamento morboso al tema, ma è un confronto con una realtà che già ci riguarda. E per questo io la ringrazio comunque di aver portato questa sua testimonianza oggi qui. Aggiungo, prima di salutarla, che lei ha anche scritto numerosi libri e saggi sul tema, non ultimo uno molto bello, Lo sguardo recluso, è un'indagine empirica sulla realtà carceraria. Ecco, mi piacerebbe in sintesi che lei ci dicesse cosa emerge, quale realtà emerge da questo scritto. Lei sa, faccio il professore universitario, i miei studenti hanno, come dire, la sofferenza di studiare i miei libri e questo è uno dei tanti lavori che ho scritto. Tende a focalizzare un po' qual è il problema storico del carcere, quindi andiamo alle origini del carcere, fino ad arrivare ai nostri giorni, e una fotografia attenta e puntuale di quello che è la situazione abruzzese del carcere. Quindi vengono somministrati dei questionari ai stessi detenuti, con i quali si comprende quali sono le esigenze, quello che loro
aspirano, la speranza, una cosa che deve fare un garante, ma deve fare la società intera, perché il garante non può fare tutto da solo, e dare la speranza. Devo dire, questo se mi consente anche la vicinanza di molti imprenditori del nostro territorio abruzzese, che ho notato sensibili e generosi nel poter donare, anche durante le festività, dei piccoli pensieri, dei cadeau, ma anche non è tanto il valore materiale, che non è stato neanche poco, ma la sensibilità. Questo mi ha, come dire, mi ha fatto rendere una persona felice anche di appartenere a questa comunità abruzzese. Che Natale è stato per i carcerati abruzzesi questo? Guardi, è un Natale triste, perché non ci può essere un... Pensate, noi che siamo stati sotto lockdown a casa con telefonino, televisore, la mamma magari ci portava il caffè la mattina, e pensare a una persona che lo fa, deve farlo costretto dentro, quindi non è una cosa bella. Noi cerchiamo di fare, di supportarli. Io oggi adesso esco da qui e entrerò in carcere di Chieti, che preparare alcuni ristretti, insomma, fare un esempio, è una cosa quotidiana, io faccio quotidianamente, a volte vado di persona, come ho detto, e a volte evito di andare di persona proprio per evitare di portare rischio di contagio, però lì, quotidianamente, sento videochiamate, Skype e strumenti informatici per dialogare con loro, per avere sempre il polso della situazione. Certo, e noi la ringraziamo per questo e la lasciamo andare a questo punto dai suoi carcerati, dai nostri carcerati. Nostri, ha detto bene. Dai nostri carcerati, e ci fermiamo per un tantinello di pubblicità, poi con noi come ogni venerdì la nostra psicologa del cuore Marinella Sclocco. Eccoci qua sempre con il sorriso, almeno quando si tratta di incontrare lei, Marinella Sclocco. Buongiorno Paola. Ma non ci vediamo dall'anno scorso. Buon anno. Hai fatto la lista dei desideri? Guarda, ne ho uno talmente grande che le prende tutti e sto lottando, non entro nel merito. Parliamo di te, cara, bella, bionda, che vacanze sono state. Anche io l'ho fatta. Ma insomma, diciamo di famiglia. Intanto ormai la risposta possibile. È standard per vero. Tutti. Per però, tutti coscienziosi. Per tutti dire. Coscienziosi, ecco. Sì, io lo sono abbastanza, per cui siamo stati a casa con mio marito. Il Capodanno, che non era la prima volta oltretutto che facevo Capodanno con lui da sola. Ma che bello, ma cosa c'è di meglio? Ma io sarà infatti... che il Capodanno per me andare a dormire alle 11, poi che godimento, che ti svegli meraviglia. Direttamente l'anno dopo, è come se avessi riposato per un anno intero. Peccato i botti che poi ti svegliano, sono dettagli. Allora, famiglia. Hai fatto un Capodanno sereno, l'importante è quello, ti sei riposata, sei in forma? Sì, sono in forma, sto molto bene, i miei propositi ci sono, ce n'è un paio, come abbiamo detto, pochi ma buoni. Bene, anche concentrata quindi sulla realizzazione di quelli possibili, come ci hai ben insegnato. Esatto, ecco. Quotidianamente, tipo uno è la lentezza. Cioè vuoi fare le cose con più calma? Sì, perché io sono una furia. Sdraiati, un caffè, qualcosina. Grazie. Si può? Con calma, tranquillo, non ci corre dietro nessuno, abbiamo il nostro tempo. Sì. Però tu lo sai che hai anche una bella responsabilità, perché chi ti segue ormai da casa, stiamo cominciando ad avere gli affezionati che si segnano in calendario gli argomenti di loro interesse, e c'è chi ha messo il venerdì in calendario Marinella Sclocco, perché ha bisogno dei tuoi consigli, e se non ne ha bisogno ne ha voglia, che sono comunque due chiavi di lettura, tutte e due stimolanti per te. Che bella responsabilità, hai ragione. Bella responsabilità, mia cara. E oggi come ci solleverai da terra? Dici un po'. Allora, oggi parleremo del Covid, di quello che sta succedendo. Lo anticipavo. Di quali implicazioni ci sono state o ci sono. Però voglio fare, ecco, visto che c'è qualcuno che segna in calendario, come dici tu, voglio anticipare che nei prossimi venerdì parleremo del ciclo vitale, no? E quindi ci andremo a soffermarci su tutti i momenti in cui è naturale perdere un po' l'equilibrio e poi per poi ritrovarlo, o per poi farsi aiutare per ritrovarlo. Ci sono dei momenti, diciamo, che si chiamano normativi, altri paranormativi, in cui ci si squilibria in qualche modo. Ma quindi, che parole algide però. È vero, no, ma poi ne parleremo meglio con lentezza. Comunque, insomma, ci stai dicendo che bisogna accettare il ciclo vitale. Sì.
del sì, sì, cadere, che ci sono dei momenti in cui, no? È normale, certo, no? Giusto così. Insomma, che ci sia uno squilibrio, una crisi, e quindi sì, che significa, insomma, sì, opportunità anche, sì, no? Avere consapevolezza del fatto che sono dei passaggi ci può aiutare a sopportare, bravissima, vero? E anche oggi, insomma, ne volevo parlare. Vai, io ti lascio campo libero, ti ascolto. Però ecco, dalla prossima volta parleremo di tutte queste fasi, il matrimonio, che anche se è una cosa bellissima, ma oddio, ci sconvolge. Che parola che hai detto. Perché? Che ti abbiamo fatto adesso, Marinella? Ma tu perché ci stai trattando? Vabbè, vabbè, certo, parliamone. La nascita del primo figlio, insomma, sì, no? Poi ne parliamo la prossima volta e ne parleremo anche per, insomma, per a lungo. Lungamente, a lungo. Ben volentieri, ben volentieri. E oggi Covid? Oggi Covid. Sotto perché non di possiamo vista? Appunto, come dire, far finta che non stia succedendo niente fuori, no? In qualche modo siamo al picco. Mi sento di doverne parlare, di dover dire qualcosa. Però voglio fare una premessa, no? Rispetto a questo. Voglio dire che comunque ciascuno di noi, generalmente, tutti quanti noi abbiamo delle risorse, cioè delle capacità, che sono delle capacità personali di tipo emotivo, cognitivo, la capacità di coping, che è la capacità di risolvere i problemi, di problem solving, o di insight, cioè abbiamo delle intuizioni che riescono a farci andare avanti, abbiamo delle capacità quindi personali che derivano anche dall'esperienza, non solo dal carattere, no? Ripeto, insomma, le cose che ho già detto, ma abbiamo anche delle risorse relazionali, no? Certo. Che derivano proprio dal fatto che non siamo isolati, e quindi la capacità di relazionarci, la famiglia, gli amici, cioè una serie di persone, una rete che viene a supporto nei momenti di difficoltà. Ecco, generalmente questa è la nostra cassetta degli attrezzi, cioè capacità personali che abbiamo acquisito, alcune sono innate, alcune le abbiamo acquisite, sì, e invece una rete di sostegno che ci aiuta. Questo nella norma. Questo nella norma, generalmente, no? Generalmente. Quindi quando c'è un evento emotivamente impattante o traumatogenico, che è un altro parolone, ma che cosa significa traumatogenico? Un evento che può portare un trauma, può avere come conseguenza un trauma, generalmente questa cassetta degli attrezzi personale ci salva, no? Ci consente di poter da soli, insieme a tutto questo, ripeto, agli altri, alle relazioni, alle nostre capacità, di superare questi eventi emotivamente impattanti. Questo generalmente. Ci sono due situazioni in cui invece questa cassetta degli attrezzi un po' si indebolisce. Una situazione è quella che vede la presenza di difficoltà, per esempio disturbi d'ansia, diciamo psicopatologie varie, no? Quelle un po' più lievi, la difficoltà di prendere sonno, disturbi d'ansia, disturbi alimentari, fino alla disabilità, a delle psicopatologie un po' più sostanziose, come dire, un po' più pesanti, un po' più gravi, insomma, queste difficoltà indeboliscono le nostre capacità, no? Iniziali, no? Normali. Disturbano. Disturbano, sì, esatto. Non ci rendono, non riescono a farci avere la chiarezza subito, la chiarezza della situazione e la risposta, no? Certo. Che dobbiamo dare. Aggrediscono il potenziale che abbiamo, esatto, cioè lo soffocano, esatto, anche. E questa è, diciamo, è la prima. La seconda, che sottovalutiamo sempre, è il momento storico che stiamo vivendo noi personalmente. No? Certo. Quindi quando nel nostro ciclo vitale ci troviamo in un momento di cambiamento, no? È chiaro che questo indebolisce il nostro modo di reagire alle cose. Sì. No? Quindi anche fare il punto della situazione, come dicevamo 5 minuti fa, no? E dire ok, io un anno fa forse avrei reagito meglio, ma in questo momento ho mio figlio adolescente che mi sta un po' sballando, no? Non mi sta facendo capire bene come devo reagire, è la prima volta che sono mamma di un adolescente ed è complicato, no? Ma comunque ogni adolescenza è diversa, anche se fosse la seconda adolescenza, no? Del secondo figlio. Certo. No? È comunque una prima. È comunque una prima, esatto. Quindi anche il momento
storico che stiamo vivendo, che ciascuno di noi sta vivendo, va considerato, no? Perché non sempre riusciamo ad essere performanti, riusciamo a rispondere alle criticità in maniera, certo, insomma, no? Sempre con empowerment, no? Con lo stesso entusiasmo, lo stesso slancio. Quindi se c'è appunto un cambio, un lavoro che cambia, no? Una difficoltà, un divorzio, un lutto, no? Oppure una nascita, anche la nascita di un bambino può in qualche modo stravolgere, certo, il nostro equilibrio. Quindi diciamo, generalmente ciascuno di noi è capace di superare le difficoltà, ma se ci sono delle psicopatologie presenti o se ci troviamo in un momento del nostro ciclo vitale di cambiamento, allora facciamo più difficoltà, fatica, no? Sì. Più fatica. Allora, il Covid che cosa è stato? È stato un evento stressante, no? È stato un evento stressante. E questo che è bello che ne parli al passato. Sì. Un giorno lo faremo. Sì, un giorno lo faremo, ma il fatto di non poter... Brava Paola, no? Mi hai sottolineato una cosa importante. Il fatto di non poterne ancora parlare al passato, quindi il fatto che questa paura, preoccupazione sia prolungata, si sia prolungata nel tempo, anche questo è un problema. È stressantissimo. No? È stressantissimo. Ma per tutti, credo, per che tutti. Adesso, mentre all'inizio riguardava veramente i più fragili emotivamente parlando, che da subito hanno sentito, come dire, il colpo, adesso ormai soltanto, come dire, i pazzi, ma lo dico con amore, l'invidio pure, sì, sì. Cioè, non hanno compreso e non hanno fatto proprio uno stress che è ormai diventato naturale e quotidiano. Sì. C'è una ricerca fatta al CNOP, il CNOP è il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, okay, e dall'Istituto Piepoli, che appunto proprio ci dà tutto il peso dello stress, no? Proprio ci sono percentuali altissime, no? di stress che la popolazione ha subito. Questa ricerca dice che hanno sofferto soprattutto le donne, e il sesso femminile, sì, e le ragazze, no? Anche le donne giovani, donne hanno sofferto di più, mi sembra la mia bambina, hanno sofferto un po' di più. E, lo stress è alto, quali sono state le fonti di stress? Le responsabilità maggiori che abbiamo. Probabilmente sì, adesso uomini, sì. Adesso vediamo, sì, perché le fonti di stress quali sono state? Uno, la paura del contagio e dell'essere contagiati, no? E si sta sempre, no, con l'ansia. La continua. Esatto. Intanto devo dire che questa è una mia affermazione personale come professionista. Mi è sembrato fin dal primo momento che il Covid fosse la metafora proprio, fin dall'inizio, della precarietà. No? Perché fin dall'inizio gli scienziati, in primis, hanno detto noi non lo conosciamo questo virus. Quindi è una situazione di precarietà, certo, perché, certo, ripeto, neanche gli scienziati sapevano, certo, di che cosa si trattasse. Quindi metti la mascherina, non metti la mascherina, funziona la mascherina non, all'inizio la mascherina non serve, poi serve. All'inizio lavavamo e disinfettavamo tutta la spesa. Non so se ti ricordi, no? No? Le buste, le scatole, no? Anche fuori, no? Oggi, insomma, si sa che, diciamo, è importante disinfettarsi, ma... diciamo il tocco, sì, non è così sì, pericoloso, no? Prima di disinfettare. Beh, oddio, quindi... il dottor Parruti nell'ultima intervista fatta con Enrico Giancarli qualche giorno fa diceva che l'Omicron dalle superfici anche dalle superfici, sì, ecco, quindi no? Invitava il lavaggio delle mani continuo. Allora sì, bisogna lavarsi prima in maniera ossessionata, che poi ho poi scoperto che in alcune persone sta diventando quasi patologico, perché sì, è un'ossessione facile da, da sì, prendere, una compulsione, da mantenere, sì, è vero? Sì, ai noi, però e quindi momento ecco, tocca fare. Anche no, questa diversità, insomma, siamo continuamente a contatto con informazioni che cambiano, sì, no? Quindi questo sì, senso di precarietà, verissimo, se va a, come dire, riflettersi ad un senso di precarietà, magari in questo momento personale che io ho, perché certo, mi trovo in un certo momento, ripeto, del mio ciclo vitale, certo, precario, di cambiamento, no? E vogliamo parlare dell'assenza di progettualità. Esatto. Che non c'è più permessa, cioè, perché che progetto vuoi fare? Non sai un viaggio, ma esatto, non puoi progettare. Bravissima. Sarò, ma è uno smarrimento continuo. Quindi la capacità di guardare il futuro. Certo. E questo, soprattutto questo, ha colpito molto i ragazzi.
no? Sì. Perché insomma loro sono proiettati verso il futuro. Certo, naturalmente. Esatto, no? E la difficoltà loro di vederlo è, insomma, è stato uno stress. Certo. La seconda fonte di stress è quella dei caregiver, ecco forse perché le donne. Sì. Perché le donne sono quelle che più a si contact, occupano, sì, delle persone che hanno bisogno all'interno della famiglia, che siano i suoceri che stanno male, i genitori che stanno male, i fratelli, giusto, che stanno male, giusto, i figli che stanno male. Allora, la paura lì era doppia, no? Che loro, no, potessero prendere il Covid e quindi chi penserà a mia suocera, chi penserà a mio figlio disabile? No? Se io prendo il Covid mi dovrò allontanare da lui. Certo. E quindi chi pensa... Questa è una verissimo, fonte questa di stress... È una paura. Mamma mia. Fortissima, quindi non solo di infettare il caregiver, insomma il malato, il, no? Fragile, certo. Il fragile, ma anche di essere infettati, poi chi penserà a lui? Ma poi la responsabilità di esserne stato portatore, no? Cioè, come vivo io se porto a casa e poi magari i miei genitori stanno male per colpa mia? Ci sta togliendo il fiato, però come ne usciamo? Ma se ne può uscire da tutta questa... Se ne può uscire, sì, se ne può uscire, diciamo che se... Che domandona che ti ho fatto, no, no, io invece, guarda Paola, io ho una grande fiducia in questo, sì, cioè se normalmente, no, tanti meccanismi, noi non li prendiamo in carico, i nostri meccanismi anche un che non sono proprio funzionali, no, non li prendiamo in carico perché tutto sommato... Ecco, la vita ci distrae, no, dalle nostre difficoltà. Se questo Covid in qualche modo invece ha dato a ciascuno di noi l'opportunità di riflettere, no, su, è un po' come quando, no, la neve si scioglie e esce fuori la verità. No? Mm. Se questo Covid in qualche modo ha portato su, no, dei nodi non sciolti, delle difficoltà che ciascuno di noi aveva e quindi ha, e che il Covid anzi le ha sollecitate ancora di più, e quindi questo è diventato un momento, cioè può essere il Covid un momento positivo, cioè il momento, ok, in cui ciascuno di noi ha potuto dire ok, basta, adesso sciolgo i miei nodi, adesso mi occupo un po' di me, perché questo stress del Covid ha fatto venire fuori le mie difficoltà, no? Certo, le mie, certo. Quindi sai cosa possiamo anche salvare, secondo me, da questa situazione? Un grande insegnamento che ci lascia il Covid. Mi ci stai facendo pensare, sì, tu prima quando dicevi appunto non potersi soffermare, no, sulla progettualità, che per i ragazzi è una cosa naturale. Sì. Forse ai ragazzi, ma anche agli adulti, sta lasciando un grande insegnamento il qui e ora. Cioè il qui e ora, noi non siamo naturalmente portati ad averlo, al concentrarci sul qui e ora. E beh, il Covid un po' ci sta costringendo, magari ci lascerà questo dono. Che dici? Esatto, io spero veramente che possa succedere questo, no? Ripeto, tante cose non funzionano, alcune cose non funzionano nella nostra vita, ma il tram tram, la normalità, la quotidianità ce li faceva in qualche modo lasciare, abbandonare. Questo Covid invece probabilmente l'ha sollevate, le ha riportate tutte alla luce, le nostre difficoltà, e magari questo è il momento per dire ok, oggi questa è la mia vita, voglio migliorarla ora, no? Non voglio far finta di niente, no? Tanto tutto passa, no? Sì, è vero che qualche cosa passa, ma tutto si può anche ingrandire. Allora ora voglio pensare a me stessa, voglio finalmente prendere in mano la mia vita e sciogliere questi nodi. Ecco, questo, come tutte le crisi, il Covid può essere un'opportunità, no? A volte bisogna andare proprio giù, no? Nella vita, per poter decidere di dire basta e di, certo, prendere in mano le proprie cose. Se il Covid è stato questo, allora insomma è servito. Certo, che no, poi come, nel dolore, come in tutte le condizioni anche estreme fa uscire fuori tanto di noi, anche di sconosciuto, sì, quindi esatto, può essere una buona occasione per conoscerci meglio, frase che noi diciamo spesso con grande leggerezza, sì, però in realtà nasconde un lavoro importante da fare, no? A volte ci vogliono anni e anni per potersi conoscere e guardare in profondità, magari con il Covid si è data un'accelerata non solo tecnologica ma anche di visione interiore, no? Sì. E questa è un'opportunità effettivamente. Paola, si è venuta a contatto con la paura. Sì. No? Prolungata nel tempo, certo, come hai detto tu, certo, no? Ecco, la paura della quarantena, certo, la paura dell'isolamento,
la paura del contagio, la paura di contagiare, la paura del lavoro, e la terza, in quella famosa ricerca, è il terzo stress, no? Che ha portato il Covid, cioè la paura del lavoro. Come cambierà il mio lavoro? Sì. Come cambierà il mercato del lavoro? No? E questo, insomma, è stata una paura grande, no? Quali progetti, l'economia dove andrà, quali progetti potrò fare, non potrò fare? E poi, insomma, lo stress... Tante domande, no? Siamo venuti a contatto con tante abituati. Paure e magari appunto questo ci darà la consapevolezza di doverci soffermare su di noi e di poter, no, per poter fare un lavoro che ci libera. Cosa ti senti di dire a tutti quelli che l'hanno vissuta e la stanno vivendo ripetendosi non ce la posso fare? Cioè, che è umano. Sì. Quello che dico è quello che ho detto all'inizio. In realtà tutti noi abbiamo delle risorse, tante risorse, no? E ciascuno di noi nella sua storia ha superato da solo tanti momenti difficili, no? È possibile superare anche questo. Magari in questo momento serve un paradigma diverso, cioè un modo diverso di affrontare le cose che magari non conosciamo ancora di noi, ma che possiamo acquisire. E allora questo è il momento, se non si riesce da soli, di farsi aiutare, no? Di farsi aiutare, perché ciascuno di noi ha superato tante cose e quindi può superare anche questo. Se pensa di non farcela, allora basta davvero poco, no? Fatevi aiutare, no? Facciamoci aiutare, perché ciascuno di noi ha delle risorse. La cassetta degli attrezzi ce l'abbiamo tutti. La chiave c'è. Magari non la vediamo. Fatevi aiutare a cercarla se non la vedete, perché c'è. Sì, e questo è un bel messaggio da dare, perché voglio dire, se ne esce. Assolutamente, no? A meno che non rompe qualcosa. E se si rompe qualcosa? Se si rompe qualcosa, i giapponesi, prima parlavamo di Giappone, no? I giapponesi... aggiustano i vasi con l'oro. Esatto. E li rendono ancora più preziosi. Kintsugi, non ricordo come si chiama. Non ricordo neanche. Però sì. Bellissima questa cosa, che ogni volta quando ci penso dico, anche un vaso rotto, se lo aggiusti con un po' d'oro, diventa più prezioso di prima. Quindi... tutto se ne esce, si può fare, ci vuole, insomma, tanto coraggio, anche tanta volontà, bisogna dedicarsi del tempo, che questo non lo facciamo mai. Non lo facciamo mai. Dedicarsi del tempo e decidere che si può, insomma, di voler vivere una vita e migliore. E poi, visto mai, magari non vi rendevate conto di vivere una vita mediocre e magari con il Covid si switcha verso una vita migliore. Perché esatto. Certe volte ci mancava il coraggio di buttare tutto alle ortiche, una volta che alle ortiche ci si è buttato tutto da solo. Esatto. Paola, magari riusciamo a rinascere. Un'altra cosa positiva che ho visto, forse, insomma, anche grazie ad una serie di attività che gli psicologi cominciano a fare nelle scuole, e che gli adolescenti sono più bravi dei genitori a volte ad avere la consapevolezza, no, del problema, e chiedono: mamma, perché non andiamo? Oppure: mamma, vorrei parlare con uno psicologo, no? Sì. Questa nuova generazione ha una consapevolezza lascia ben sperare. Sì. E a volte sono loro che portano poi i genitori, a volte succede il contrario, portano i genitori in stanza di terapia, perché hanno capito che noi non siamo dei mostri, non siamo giudicanti. No, ma più che altro bisogna uscire dall'idea che è legata alla follia. Quella è la psichiatria, non c'entra nulla, è un altro ambito. Proprio, e quello resta, c'è un altro aspetto che in passato è stato un po' tralasciato, che invece è quello della psicologia, della psiche, voglio dire, parte di noi, è tutto il nostro bagaglio, ci sono dentro i nostri traumi, le nostre aspettative, il nostro spazio emotivo, è tutto lì. Prendersene cura è soltanto una carezza che ci facciamo, quindi, ed è quello che cerchiamo di dire ormai da 2 mesi, lo diremo fino a maggio, fateci pace, perché noi ci crediamo troppo, cara Marinella, e vogliamo esservi d'aiuto, e sappiamo che facendo così lo siamo. Come ci vogliamo lasciare, Marinella? Intanto ci lasciamo a venerdì prossimo.
a venerdì prossimo, lì appunto parleremo dei normali momenti di cambiamento della nostra storia. Ci lasciamo, ecco, con la consapevolezza che ciascuno di noi ha uno zaino, no? Pieno di capacità, di risorse, di possibilità che ha. No? A volte qualche strumento lo si dimentica, ma ciascuno di noi davvero può fare tanto per la propria vita, per cambiare la propria vita. E quando ciascuno di noi fa qualcosa per cambiare la propria vita, io dico magicamente, ma non c'è la magia, non c'entra niente la magia, ma magicamente, no, anche tutto intorno cambia. No? L'ha già cambiata, sì, no? Perché basta che un soggetto cambi, no, all'interno di un sistema o di un gruppo per far cambiare tutto. Quindi un effetto prendiamoci domino. Questa responsabilità. Certo, no? Certo, bellissime, bellissime come sempre le parole di Marinella Sclocco. Grazie per le tue parole, per il tuo sorriso. Ci vediamo venerdì prossimo. E adesso, lo dicevo presentando la puntata, la ricca puntata di questo venerdì, andiamo ad incontrare la presidente dell'associazione Sottoporta, Cristina Celsi, per parlare di disabilità. State lì. Sopra una panchina, qui fermo ad aspettare, e c'è un pallone, sta viaggiando su un prato, e quando arriva mi farà sudare. Ma dimmi quando arriverai, son così teso, questa palla non arriva mai, chissà che faccia che fa. Si parlerà, chissà che faccia che farai, quando la vedi alla televisione, rimarre senza parole, e clicca se seguici.
Eccoli qua, una manciata di programmi di Rete 8 e Rete 8 Sport, ma adesso torniamo qui. Guardate, mi sono messa comoda sul divano ogni tanto. Oh, godo anch'io di questa morbidezza, ma andiamo ad affrontare un tema affatto morbido, quello della disabilità. E lo facciamo, come annunciato, con Cristina Celsi, presidente dell'associazione Sottosopra. Benvenuta. Salve a tutti i telespettatori. Ciao Cristina. Ciao. Allora, io direi, vogliamo entrare a gamba tesa nell'associazione? Ci racconti la storia di questa realtà? L'associazione è nata all'incirca 10 anni fa. Sì. E si chiama Sottosopra perché ho pensato, insieme al consiglio direttivo, che la disabilità andrebbe, i stereotipi sulla disabilità andrebbero ribaltati. Ah beh, certo. E quindi l'idea di Sottosopra. Di rovesciarli. Di rovesciare le normali concezioni della disabilità. E sono 10 anni che state lavorando in questa direzione. Sono 10 anni che lavoriamo Pescara, Montesilvano, questa direzione qui, insomma. L'hai fondata tu, quindi, l'associazione? Sì, ebbene sì. Quindi ne sei una presidente, come dire, tutto tondo, perché è una realtà che conosci bene, ai noi. Certo. Ahimè, sì, Cristina. Sì. E la tua... Diciamo che la disabilità ha impregnato la mia vita, nel bene e nel male, nel senso, non sarei io senza la disabilità. Certo, qual è la tua storia, Cristina? Ti va di raccontarcela? La mia storia... allora, la disabilità è dovuta purtroppo da un errore medico alla nascita e quindi, insomma, c'è stata una lesione cerebrale che ha provocato un danno soprattutto agli arti inferiori. Quindi... E poi, insomma, ho studiato, mi sono laureata alla Sapienza. In cosa? Psicologia. Ah, beh, brava, hai potuto conoscerti meglio così, sì. Avere gli strumenti. Sì. E cosa hai capito di te? Cosa ho capito di me? Che appunto, che la disabilità, nel bene e nel male, fa parte di me e delle nostre sofferenze possiamo o farne una cosa negativa o convertirla in cosa positiva e trasmetterla agli altri e lavorare per migliorare. E tu hai scelto la seconda. La seconda, ci proviamo, insomma. Beh, direi, stando a questa associazione e tutti i traguardi che avete raggiunto, ci stai riuscendo. Vuoi raccontarceli tu i traguardi di questi 10 anni? I traguardi di questi 10 anni sono stati campi estivi, un sostegno continuo alle famiglie e ai ragazzi. Ci tengo a dire l'ultima novità dell'ultimo periodo: abbiamo finalmente acquistato un mezzo. Naturalmente dovremmo continuarlo a pagare, però, insomma, perché abbiamo sempre pensato che il trasporto vuol dire il primo passo per la persona disabile. Certo. Verso l'autonomia. Assolutamente, è un tasto importante, tra poco ci torniamo, ma prima mi dici, tu sei di Pescara, sì, giusto? Sì, sono di Pescara, sì. Pescara, in termini di mobilità e barriere architettoniche, com'è messa dal tuo punto di vista? Guarda, avendo viaggiato anche all'estero, posso dire che alla fine, secondo me, Pescara ha fatto dei grandi passi avanti. Naturalmente la strada è ancora lunga, però... diciamo che è stato affrontato come tema l'accessibilità. Quindi una città vivibile per i disabili? Sì, secondo me sì. Ecco, questo è importante. Ma voi fate anche battaglie di questo tipo? No, noi a livello di battaglie non ci occupiamo. Più che altro cerchiamo di dare strumenti per affrontare il quotidiano. Quindi facciamo laboratori, campi estivi per ragazzi disabili. Siete una rete ampia? In quanti siete? Allora, la nostra scelta è di non essere un grande numero, perché altrimenti non riusciremo a seguire tutti i ragazzi. Quindi diciamo che cerchiamo di curare un piccolo gruppo di una decina di ragazzi e cerchiamo di seguirli in toto. Ma voi dell'associazione quanti siete? Il consiglio direttivo è formato da cinque persone. E quindi voi cinque fate tutto? Ci proviamo. No, ma avete bisogno di sostegno? Assolutamente sì, abbiamo bisogno di tanto sostegno, sia per quanto riguarda le risorse umane che per quanto riguarda il lato economico. Eh,
Allora, vogliamo partire da lì, cioè vogliamo comunicare a chi ci sta seguendo, fare un piccolo appello se vogliamo definirlo così. Noi appunto, soprattutto per questo mezzo, avrà bisogno di molte risorse e quindi facciamo un appello alle aziende e ai privati cittadini che vogliono appoggiare questo progetto. Certo. Senti, dicevi che avete, anzi no, prima di archiviare questo argomento, sì, ovviamente chi volesse fare anche del volontariato, in termini, dare il proprio tempo, anche poco, quello che vogliono. Pensiamo che comunque il sostegno, cioè la risorsa umana in un'associazione di volontariato sia fondamentale. Certo, anche perché in cinque come fate a sostenere tutte le attività? Però all'interno c'è anche un educatore. All'interno dell'associazione, sì, c'è anche un educatore che segue i ragazzi. Però è naturale, più persone siamo, certo, più. Allora, più diciamolo, riusciamo subito, vi si trova anche online, sì, c'è il sito, associazione, sì, sotto sopra, sì, è facile, sì, sì, da cercare. Si ricorda facilmente. E quindi potete da lì cercare tutti, sì, i contatti per entrare in relazione con innanzitutto con Cristina, mm-hmm, Celsi. Senti Cristina, immagino che in una vita di disabilità tu abbia conosciuto tante persone, uh-huh, con questa problematica. Ecco, cosa hai imparato da loro? Cos'è la vita da disabile, Cristina? Guarda, io penso che il rapporto con i pari disabili, ecco, sia importante. Certo. Perché ti permette di confrontarti, di crescere insieme. Di non sentirsi di soli. Di non sentirsi anche soli, certo. Ma la società, certo, vi fa sentire soli? Secondo me molto dipende anche da noi, da come ci poniamo, perché io penso che anche la persona disabile ha una certa responsabilità verso la società. Beh, certo, certo. Tu mi sembra che guardi molto il bicchiere mezzo pieno, hai una visione delle cose positiva e questo aiuta sicuramente. Sicuramente. Secondo me è quello che ti dà la forza di affrontare tutto. Certo, è molto importante. Dove l'hai trovata questa forza, Cristina? Guarda, io ho fatto un percorso proprio psicoterapeutico che penso che mi ha aiutato tanto. E poi, non lo so, forse è un po' innato. E la tua famiglia? Che ruolo ha avuto? La mia famiglia è stata un sostegno importante perché, insomma, a ogni mia proposta non ho mai trovato dei bastoni tra le ruote, sono stati dei motori propulsivi per andare avanti. Che bello, mi sembri una persona felice, Cristina. Questo è sicuramente serena, felice, non lo so. Brava, hai fatto felice bene. Felice nel senso, felice è un istante. Certo. La serenità è una cosa invece lavorata e che si... Bravissima. E che si può coltivare, insomma. Bravissima, ho sbagliato parola io. Effettivamente serena, volevo dire. Questa è una cosa molto, molto... Cioè, si recepisce molto facilmente standoti accanto. Questa tua serenità, ovviamente, tu la coinvolgi in questo progetto, ma questa associazione per te cosa rappresenta, Cristina? È soltanto, come dire, è uno sfogo, è un modo di sentirsi utile a te stessa e alla società o è un'ambizione? Per me è una figlia l'associazione. Addirittura. Non lo so, io la vivo così e penso che aiutare gli altri per me sia stato sempre importante. E non lo so, il fatto comunque di dover ricevere aiuto nella vita quotidiana, avendo l'associazione, mi permette di scambiare un po' questo aiuto che ricevo tutti i giorni e mi fa vivere tutto meno pesante. Certo, ma nel tuo ruolo di presidente il tuo impegno concretamente qual è? Dalla cosa più semplice alla cosa più difficile, non lo so, può essere a livello amministrativo o anche a livello di raccolte fondi, a livello di gestione dei laboratori, insomma un po' un tutto fare. Dove serve, insomma, arrivi, insomma, sì, sei anche un po' la toppa, no? Senti, dicevi prima di questo acquisto di un mezzo, ce ne parli? Sì, noi quello che vorremmo fare è fare un taxi sociale per le persone disabili. Noi il mezzo l'abbiamo appena acquistato, quindi dovrebbe partire operativamente tra una settimana e 15 giorni. E vorremmo appunto fare
un servizio per i cittadini disabili, anche perché personalmente so quanto difficile sia trovare un mezzo di trasporto che porti le persone disabili. Certo, in che modo si dovrebbe sviluppare questo servizio? La nostra idea è di fare un servizio a chiamata con un tempo di una settimana, il tempo di organizzarsi, cioè tu una settimana prima chiami il trasporto e avrai questa persona che ti accompagna dove vuoi. Cioè tu disabile puoi prenotarti una settimana prima, una sorta di taxi. Sì, assolutamente, no? Un sì. Un taxi a disposizione. Naturalmente questo va a un piccolo costo, perché altrimenti con le spese non ce la possiamo fare, insomma. Perché ad oggi non esiste questa realtà, questo servizio. Questo a livello di a parte che, allora ti dico una cosa, non faccio nomi per correttezza, però a me mi è capitato di andare in ospedale da San Donato. All'ospedale 50 euro, mi sembra un prezzo esorbitante. Ma questo con un taxi normale? Sì. Perché taxi speciali per disabili non esistono. Ecco, questa è una carenza sociale assolutamente da colmare. Non è possibile, stiamo vedendo adesso delle immagini, questo è il mezzo che abbiamo appena acquistato. Sì. Ah, che bello, bello grande, quante persone riesci a portare? No, devo dire che non siamo riusciti a prendere più di una carrozzina, però è già tanto, sono 5 posti più la carrozzina. Ok, 5 posti più una carrozzina, e questo quindi può dare... Sia carrozzina elettronica come la mia, che è più ingombrante, che la carrozzina manuale, che è meno ingombrante. Bene, e questa è una richiesta che ti è stata fatta, immagino, da tanti disabili hanno sentito questa carenza. Allora, noi grazie al CSV abbiamo fatto un servizio sperimentale un paio di anni fa, e ancora adesso c'è gente che ci chiama per sapere quando riparte il servizio, per poterne usufruire. Bene. È veramente una carenza... che si nota, insomma. Beh, certo che si fa sentire, ma lo immagino, la mobilità è poi tutto. Io pensavo, per esempio, che la gente chiamasse per divertimento, invece la gente chiama anche soprattutto per dialisi, fisioterapia. Figuriamoci. Quindi se c'è questo bisogno per esigenze per mediche, esigenze primarie, sanitarie, cioè il divertimento non è stato proprio... Stiamo parlando delle prenotazioni, diciamo, di questo taxi, sì, sì. E vengono richieste per esigenze fattive primarie, cioè dover andare in ospedale. Questo vuol dire che fino a che non avete dato, come dire, questa possibilità, queste qualcosa persone c'è, magari... Però è veramente poco, capito? Allora, i costi sono esorbitanti. Certo, lo immagino. Allora, vogliamo fare anche un appello a chi ci sta seguendo, chi volesse venirvi incontro, fare una piccola donazione. Assolutamente sì. Avete bisogno di tutto, io fondamentalmente. Penso di sì. Cioè, anche senso, perché lo dovete continuare a pagare. Continuare a ci sono le rate, dai, forza un po'. Diamoci da fare, è un servizio importante che non riguarda, ripeto, soltanto i disabili, ma la società. Perché... E poi vorrei dire che non riguarda solo i disabili in carrozzina, ci sono persone con ritardo mentale, ci sono anziani, fragili, anche certo. Fragili. È proprio il caso di dire, proprio le categorie. E voi accettate prenotazioni da parte... Naturalmente con un mezzo solo non possiamo fare miracoli. Certo. Però ci proviamo a rendere almeno un po' migliore la vita e di qualcuno. E chi coordina tutta questa cosa? Tu? Guarda, cioè abbiamo preso un autista, sì, che farà il volontario presso la nostra associazione, e poi insomma ci sarà un servizio di segreteria che farà questa cosa. Ok. Beh, siete organizzati, siete pronti a partire. Noi vi facciamo un grande in bocca al lupo. Allora mi raccomando, andate online, cercate associazione Sottosopra, ancor meglio se scrivete Presidente Cristina Celsi, così andate sull'associazione giusta. Se volete fare una donazione anche piccola, magari aiutare per un viaggio, ecco, per un trasporto, sì, è una cosa importante. Oppure se qualche azienda vuole legare il suo logo, il suo brand, sul mezzo, insomma, certo. Di possibilità ne avete tanta. Se, certo, se questa è una buona idea, conto. Potete mettere il vostro logo sul mezzo di trasporto e così. Ci dispiace che fino adesso aiutate. Nessuna azienda grande, abruzzese,
Si è fatta sentire, però le speranze sono l'ultima a morire. Noi ci crediamo, guarda, e speriamo davvero che attraverso queste telecamere si possa esservi d'aiuto, che la nostra prima missione, poter migliorare le vite di chi ci segue e chi ci ascolta. Cristina, io ti ringrazio. Io ringrazio te, nella sensibilità e della dolcezza. È stato, guarda, tu ne hai da vendere, è stato bello incontrarti, conoscerti, staremo vicini a questa associazione, per cui tienici informati e quando avete un traguardo da raggiungere speriamo di potervi essere d'aiuto. Forse quando l'abbiamo raggiunto, chi può dirlo? Chi può dirlo, speriamo, dai, davvero. Grazie Cristina Celsi, in bocca al lupo a tutta l'associazione Sottosopra, grazie a chi aiuta queste associazioni a esistere e a resistere. Adesso andiamo dalla nostra Jennifer con la sua consueta pillola speciale in questo periodo e poi andremo a incontrare Cinzia Iezzi, feltraia e tintora, per cui si parlerà di lana e tessuti. State lì. Ma quanti bei programmi su Rete 8 e Rete 8 Sport, e qui a Rete 8 Matinè, lo sapete, arriva un punto della puntata in cui ci immergiamo nella bellezza creativa, oggi in particolare quella di Cinzia Iezzi, benvenuta. Salve. Questo cognome teatino. No, in realtà sono teramana. Sei teramana, però il cognome Iezzi mi riporta, a parte parente delle sorelle Paola e Chiara? No. Benissimo. Scherziamo Cinzia. Allora, io ti ho presentato come feltraia e tintora. Sì. Sì. Tu sei indecisa un po' tra le due realtà, ma lo sei entrambe, ma io aggiungerei architetto. Ecco, sì. Che forse da lì parte tutto, o parte no? Parte tutto da lì? Sì, in realtà, parte da quando ero ragazzina, che avevo questa anima così creativa, e poi ho intrapreso, l'università, architettura. Dopo la laurea ho iniziato la professione, però forse non riuscivo a dare sfogo proprio appieno alla mia creatività, cioè perché avevo bisogno di lavorare proprio con le mani, di stare a contatto con le materie prime che utilizzo, quindi mi mancavano e alla fine ho fatto la scelta, di entrare proprio nel mondo, in queste tinture naturali e anche nel feltro, perché io fondo tutte e due le tecniche. Allora, intanto iniziamo con il dire che tutto quello che vediamo qui, come d'abitudine, è opera di Cinzia, ma stiamo parlando in questo caso, perché non la feltro è quello, giusto? Allora, raccontaci un po' tu, dai, così entriamo direttamente. Sì. Io principalmente parto dalla lana, dal fiocco di lana bianco, sì, naturale, sì. E poi con le varie piante che raccolgo in giro, altre acquisto perché non tutte riesco a trovare nel territorio, sì. Faccio dei decotti e poi tingo la lana e utilizzo una lana sempre del territorio, sì. Quindi cerco di rimanere sempre nell'ambito abruzzese il più possibile, sia con la raccolta che con la materia prima. Poi con acqua e sapone io vado ad infeltrire questa lana e creo, tipo ad esempio, queste creazioni che abbiamo qui,
Questa tecnica si chiama nuno feltro, si fonde la lana insieme alla seta. Io con l'acqua e sapone, più lavorandola con le mani, riesco a unire le due fibre e infeltrendosi si fondono e creano proprio un vero e proprio tessuto. Ma questa è una tecnica che hai elaborato nel dettaglio tu o è una tecnica antica a cui tu hai... È una tecnica antica, anche soprattutto nel nord d'Italia, nel nord Europa, il nuno feltro, soprattutto le russe sono maestre in questo. Sì, nuno feltro. Nuno feltro. Sì, è un vero e proprio tessuto. Sì. Ma è facile da lavorare poi? Perché, sì. Sai, noi abbiamo l'idea della lana infeltrita come una roba quasi da fastidio al tatto. Perché in realtà, non so se si riesce a vedere, si lavora una lana, si chiama top di lana merinos, e quindi è un fiocco così morbido che quando poi fu infeltrito insieme alla seta si creano dei veri e propri capi molto leggeri, caldi sì, ma comunque leggeri. La presenza della seta li rende particolarmente scivolosi. Sì, però scivolosi. Anche poi utilizzando il top di lana merinos, che è una lana molto morbida, e poi pettinato in questo modo le fibre sono ancora più morbide, a differenza del cardato, che è quello che noi, le nostre nonne, mettevano nei cuscini, no? Sì. Quel fiocco. Sì. Che sembra tipo lovatta, sì, che sì. Però all'epoca diciamo che questa lana veniva utilizzata anche per la carne, per la produzione dei formaggi, quindi non era una lana molto raffinata. Cioè, adesso mi stai aprendo un mondo, come? Cioè, nel senso, prima queste pecore si utilizzavano, ecco, per la carne. Ah, ok, in no, quel pensavo senso, la lana. Ho sbagliato io, no. Mi sono persa la connessione tra lana e carne. Intendevo la certo, pecora. Certo, la più naturale connessione. Non era un certo. Pelo molto raffinato, oggi invece certo. C'è proprio una c'è cura una dall'origine filiera. Proprio, sì, c'è tutta sì. Una filiera che e cura. Quindi queste lane sono molto, molto morbide, sono facili da lavorare. Più facili da lavorare, perché ho anche lavorato delle lane più grezze, ma quelle per infeltrirle completamente le devi mettere in lavatrice. Con certo, tu naturalmente per sapere tutte queste cose hai fatto dei corsi di sì, specializzazione. Mi sono formata molto ogni anno, ad esempio per quanto riguarda il feltro c'è un incontro che si chiama Feltrosa, è un raduno proprio. Come si chiama? Feltrosa. Feltrosa, ma sì, pensate un po'. Ci riuniamo in diverse città o anche paesi, ogni anno è un posto diverso e lì vengono insegnanti dal nord Europa. Ma dai, cioè, insomma, ma quanti siete ad appassionarvi a questa? Beh, sinceramente siamo veramente tanti, è un bel gruppo. Ogni anno diciamo che ci ritroviamo insieme per fare questa esperienza con insegnanti straniere. E l'Abruzzo è presente in maniera corposa a queste, allora, questi appuntamenti? Non tantissime, no, eh? Però una volta Feltrosa è stata organizzata qua in Abruzzo, al Lago di Scanno. Ah. E quindi c'è stata una edizione abruzzese, una cosa molto bella. Da quanto tempo si fa questi incontri? Sinceramente non lo so, però sono tantissimi, veramente tantissimi. Insomma, è una realtà ben radicata. Sì, 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 ci sono anche tessitrici a coordinare il tutto, insomma. Diverse e lì è entrato anche a far parte l'ecoprint, che è la stampa questa qui, che quindi è arrivata dopo la stampa su tessuto. Allora, diciamo, sei partita che, dalla passione per sì. La lana. Sono partita dalla passione per la lana, dopodiché ho iniziato a tingere questa lana da sola con le tinture naturali, e dalle tinture naturali il passo è stato breve. Prima di chiudere, adesso parliamo bene di queste coprint, sì. Prima di chiudere però l'argomento lana, mi fai capire, tu poi cosa ci fai? Cioè, una volta che hai tinto, perché io capisco che il godimento è nella tintura, nel trovare i colori, nella natura, no? Raccogliere quindi le piante giuste, deve essere una cosa meravigliosa, sì, perché è una scoperta continua. Sì. Quindi ne capisco e colgo il godimento. Ma poi di queste lane tu cosa ne fai? Sempre qualcosa? Allora, molte lane, ad esempio, il fiocco lo utilizzo per creare accessori. Ad esempio, okay. Posso creare delle giacche, posso creare dei fiori, come ad esempio quello che c'è bellissimo. Sul manichino, delle decorazioni,
grandi o piccole che sia, si possono creare dei cappelli, dei baschi. Quindi è sempre comunque un punto di partenza, sì, cioè non sì. è la fine, come dire, no, godimento no. punto, mi no, piace tingerle. No. È da lì che si apre un mondo. È da lì che si apre un mondo creativo. Sì, perché okay. l'infeltrimento non è solo con l'acqua, ad esempio si può fare anche con un ago particolare. Che ha delle scaglie, questo ago, nella prima parte, sì. che agugliando appunto, punzecchiando, si infeltrisce. Sì, però anche quello è terapeutico, cioè, perché insomma uno si certo, sfoga. Beh, certo, ognuno come può e come vuole, assolutamente. Sì, sì. Però insomma mi sembra qualcosa di che lascia veramente aperto un mondo, uno spazio creativo ampio. E poi sei arrivata a questo ecoprint, dicevi? Sì, poi sono arrivata a questa... ecologica? Sì, è una stampa vegetale. E, ecco, volevo portare più esempi, però sì. adesso non è il periodo migliore, ormai le foglie sono cadute, quindi è difficile. Difficile. Quindi io in parte cerco di conservarmele e quindi quel poco che ho portato molto è secco. Perché ma che poi, cos'è? Che cos'è? Per ad esempio è? Utilizzo l'eucalipto, okay. che è una pianta che è, anche nelle zone di mare è presente, si utilizzano le foglie, si utilizzano altre piante che sono anche degli alberi che decorano le nostre città, i nostri paesi, quindi io vado a raccogliere, ad esempio c'è le foglie della quercia, le foglie dei cachi, della rosa canina, l'acero. Sono tantissime. Ma facci capire come vengono praticamente. Stampate. Cioè, ok, allora, quindi sì. tu parti dalla natura sempre, comunque quindi vegetale, dal vegetale. Vegetale. Io prendo arriva? Un tessuto grezzo, sì. che sia bianco, panna, sì. insomma naturale, sì. lo preparo, quindi lo tratto con delle sostanze sempre naturali. Mm-hmm. Una volta preparato e quindi è pronto per accogliere la tintura, quindi per assorbire il colore, io sul tessuto posiziono le foglie, quindi stendo il tessuto su una superficie rigida, no? un tavolo, sì, sì. Stendo bene il tessuto, lo rendo liscio, bello uniforme, dopodiché posiziono le foglie e poi arrotolo. Arrotolo il tutto insieme, chiudo come se fosse un salsicciotto, sì. quindi metto dello spago, delle corde per tenere fermo questo rotolo sì. e in questo modo le foglie aderiscono ancora di più al tessuto e poi lo metto a cuocere a vapore. Cuocere sì. a vapore come? Prendo, vabbè, io ho un'attrezzatura, mi sono fatto un'attrezzatura, certo. però ho iniziato anche con una pentola d'alluminio, tipo quella dei pomodori, sì, per dire sì, che si classica. Mettono, sì, ho fatto una griglia dentro, sì, poi metto lì dentro i miei rotoli e chiudo col coperchio e lo lascio lì 90 minuti. Ma pensate. E quindi la cioè, parte. Quando lo srotoli, cioè il ha lasciato. Sì, perché oddio, non utilizzo piante, cioè determinate piante, non tutte le piante, le foglie tingono, ci sono delle piante tintorie che contengono tannini, sostanze tintorie appunto. Sì, sì. Ecco perché poi mi rifaccio tanto alla tintura che mi ha dato una base per riconoscere le piante. Immagino, certo. E quindi poi. Qual è la pianta che tinge di più? Così ci stiamo lontani, non per altro. Beh, diciamo, una bella, ad esempio, una bellissima stampa, la dall'eucalipto, che si può stampare anche senza preparare il tessuto, così selvaggiamente si mette all'interno del tessuto, tipo ad esempio qui, che si vedono queste tracce, questo cioè, quella rosso. Era una pianta reale, sì, una pianta sì. vera. No, vabbè ragazzi, ma incredibile, è meraviglioso. Lì, soltanto mettendo anche solo cioè, tutte l'aceto. Le piante che vedete erano vere e sono, cioè anche queste sono tutte piante vere sì. che tu hai poggiato, messo a sì. bagnomaria. Sì. No, col vapore. A vapore. Si può anche vapore... cuocere in un'acqua colorata, in un decotto, e quindi creare delle striature, fare degli effetti insomma particolari. Però cioè, fatelo quello a casa, che... generalmente si dice non fatelo a casa, no fatelo a casa, provateci, perché sì. secondo me deve essere un'esperienza. Allora devo dire che molto creativa, piace tantissimo, quindi le persone sono catturate da queste stampe, ma anche i bambini.
Allora, però dimmi una cosa importante, che durata hanno queste statue? Tu non metti nessun tipo di... Allora, no, io ho detto, faccio una preparazione, si chiama mordenzatura, okay, con allume di potassio, che è un sale comunque naturale. Lo stesso... E la preparazione che fai all'inizio del tessuto, sì, quindi? Sì, prima mi preparo i tessuti. Questo sì, serve sia perché quando vado a stampare o colorare, il tessuto assorbe subito il colore e si stampa bene, e poi serve anche a mantenerlo dopo i lavaggi. Certo. Quindi anche l'esposizione alla luce, anche portandolo un capo comunque si consuma. Ma quello che hai indosso anche sì, in produzione. Sì. Cioè, rendete conto che quelle erano piante vere che sono state messe su questo tessuto e con il vapore si sono improntate, sì, hanno lasciato la sì, loro impronta. Poi però tu realizzi anche proprio, ecco, le maglie, i cuscini? Allora, o no, ti fai aiutare? Mi faccio anche aiutare, okay, ci sono tante collaborazioni, okay, che faccio, e sono tu prepari contenta i tessuti, di questo. Certo. Sì, io stampo, preparo i tessuti, alcune cose le faccio anche io dove riesco. Ho fatto anche il corso di taglio e cucito per imparare, sì, però richiede tanto tempo. Eh beh. E quindi... Una sei, Cinzia. Però siccome tu mi nasci architetto, lo dicevamo prima, non è che hai dimenticato quel mondo, anzi stai cercando la fusione, giusto? Sì, sto cercando di ricreare dei complementi d'arredo, dei pannelli, delle lampade, cuscini. E sto facendo anche una piccola linea di poltroncine, sedie, recuperando comunque delle sedie vecchie, poltroncine vintage, e poi gli do nuova vita con questi tessuti. Senti, vedo questo diario, che cos'è? Questo è il primo libricino che ho fatto dove ci sono le ricette sulle tinture, quindi c'è il campione di tessuto che ho tinto, le lane, la piantina. Ma che meraviglia, sai che sembra antichissimo, sembra sai quelle robe di sì, di nonne, delle nonne. C'ha un po' di anni, però mi piace. Beh, non così tanti, voglio se è frutto della tua creatività, ma e quindi tu ti segni tutto e quindi puoi andare, sì, cioè hai una sorta di archivio tuo e ti ricorda quella sì, pianta che tipo di colore dà. Sì, anche le ricette, se ho provato una nuova pianta, perché poi le piante anche in base al periodo di raccolta danno una colorazione più o meno forte, certo, alcune certo, volte anche certo, può stupire perché possono cambiare, può uscire un colore che tu non ti aspettavi, certo, un po' più forte. Alcune volte, ad esempio una volta da un salice, sono riuscita a tingere di arancio una lana e poi l'ho rifatto altre volte e veniva sempre giallo. Quindi è stato allora, un momento, me lo segno, me lo metto il campioncino. Anche il periodo, no? Segnare sì, il periodo in cui l'hai preso, sì, fantastico. Sì, sì. Allora, in realtà noi abbiamo già parlato tanto, il tempo sta quasi per scadere, ma siccome sì, c'è una sì, così una piccola dimostrazione. Una piccola dimostrazione che hai portato, io non la voglio perdere, ma visto che il tempo che andremo a utilizzare lo andiamo a rubare al nostro Antonio Corrado, io lo faccio entrare, così non se ne avrà male. Vieni Antonio, vieni accanto a me, vieni, che tanto tu gongoli in queste cose qui. Ciao, buon anno! Ciao. Ma come siamo sportivi che oggi, amore? Vabbè, qui sempre prodigo di complimenti. Allora, facciamo così, io mi metto così e stiamo inquadrati tutti, dai. Allora, cosa ci fai vedere, Cinzia? Dicevo. Intanto ti presento Antonio Cinzia. Hai visto quanto è brava? Tinge davvero con la natura, vabbè, fantastico, basta, dopo te lo racconto. Allora, come si vede qui, il tessuto era così, era chiaro. Sì. Ho posizionato le foglie. Ho messo un altro tessuto che in questo caso si chiama, è una copertina, sì, perché tiene ferme le foglie, sì, in modo così che si schiacciano okay, ancora di più. Quindi una copertina poi, che riutilizzi sempre, sì, perché non ti rilavo, interessa che tipo sì, di... Sì. Okay. Poi l'avevo chiuso, qui si vedono anche le corde. Dove quindi l'avevi, lo fissi con delle sì, corde? Sì, delle corde. Ok, ma l'avevo... intorno a cosa l'hai avvolto? Perché non è cartone. Allora, no, questa è una... No, proprio quello arancione. È un tubo in plastica che non conferisce colorazioni, è un supporto neutro, perché potrei utilizzare anche dei supporti di ferro, di rame, e quelli andrebbero a conferire delle sostanze. Beh, certo, potrebbero cambiare il colore. In alcuni casi si fa, sì, si fa proprio come scelta. Sì, come scelta. Allora, in questo caso io lo apro, tolgo il rotolo, tolgo
la copertina. Ma scusa, dimmi prima una cosa, tu l'avevi avvolto dentro poi la plastica e l'avevi messo a bagno? A cuocere. Per cui siamo al dopo, siamo al post cottura adesso. Sì, l'ho cotto 90 minuti, poi ho tolto già le corde per fare prima. Ok. Adesso apro, tolgo i vari, il supporto alla copertina, e queste sono le foglie che avevo messo, ad esempio c'è la noce. C'è la gravillea, anche questa la gravillea, è un albero che si trova in città tranquillamente. Sì, sì. Non sapevo si chiamasse così. E poi c'è l'acero e c'è la corteccia dell'eucalipto, ma c'è anche la buccia della cipolla che ci dà questo... Quella macchia, non mi impallare, Antonio. Antonio, aguzza la vista, non te muove perché questa è televisione. Antonio, ancora, dopo 2 mesi ancora ti devo ricordare che c'è una telecamera. Poi c'è l'albero di Giuda. Cos'è l'albero di Giuda? È un albero che in primavera fa tutti i fiorellini rosa. È bellissimo. E ha queste foglie tonde. Così. Ma tu usi anche i fiori, immagino. Sì, in questo caso no, qui non ce l'ho, però sì, si usano anche i fiori, la calendula, anche i crisantemini, per dire, che non piacciono. Senti che profumo. Qui c'è l'ippocastano. Sono pure aromi. Sì, si sente quando cuocio questi rotoli, si sente molto il profumo, soprattutto dell'eucalipto che metto. Ah, è lui? Si sente, io ormai sono assuefatta. Certo, immagino. Sento meno. Noi li sentiamo forte e chiaro qui. Sì. E questa, ecco, la corteccia che in alcuni punti può dare una colorazione. Cioè questo che vedo, scusa, posso toccare? Questo è tessuto, non è più foglia. Sì. No, vabbè, cioè mi viene da togliere la foglia. Sì, certe volte faccio anch'io. Ma guarda, è pazzesco. Penso di non averla tolta. Mi verrebbe di andare a fare una passeggiata e raccogliere. Vero, hai ragione. Per poi mettere in pratica questa cosa che è facilissima. È facile detta così, anche se noi non abbiamo magari lei ci potrebbe insegnare quale colore danno. Ma tu fai anche dei laboratori. Sì, sì, insegno questa tecnica. Ah, vedi, allora chi volesse entrare in contatto con te, diamo qualche indicazione. Sì, mi trovate sia su Facebook che su Instagram, Sogni di Cinzia. Sogni di Cinzia. Sì. Ok, io sto già sognando. Vero? Lo vuoi provare a casa? Poi ci porti a casa, il tessuto, ci fai vedere. No, quello che sarebbe interessante sapere è la tipologia di foglie, cioè quali foglie quali danno un colore. Oppure l'avviamento di cui diceva lei. Quello è importante. Però è bello anche sperimentare, no? Raccogliere una foglia e vedere che ne è. E non tinge niente. Poi ci sono foglie che non tingono niente. No. Bene. Sì, infatti tanti si scoraggiano, quindi prima faccio una presentazione una di quelli che sì, una carrellata di quelle che sono, e poi creo dei mostri che vanno in giro così a guardare gli alberi. Cioè, non guarderai più, tu non guardi più la natura come la guardiamo noi, voglio dire. Ma anche chi segue i corsi poi si innamora di questa tecnica. Loro vanno in giro a guardare, mi mandano i messaggi, ma questa tinge, ma questa ci è credo. Quella. Cioè, stiamo vedendo adesso la tua pagina Facebook e quindi grazie. Entrare in contatto con te è facile, si possono vedere tutte le creazioni possibili e chissà quante ancora ne dovrai fare, per cui Cinzia... Beh, ho riniziato bene il 2022. Direi di sì, quando hai cose fantasmagoriche da mostrarci siamo qui, restiamo in contatto perché è veramente molto affascinante quello che fai e io ti ringrazio di averlo portato qui a Matinè. Grazie a voi per avermi ospitato. Grazie davvero a Cinzia Iezzi. Adesso usciamo fuori da tutto questo mondo, chissà dove ci porti tu, non te lo chiedo, ce lo dirai tra poco, un po' di pubblicità e torniamo a Rete 8 Matinè. Sono seduto sopra una panchina, qui fermo ad aspettare. E c'è un pallone, sta viaggiando su un prato e quando arriva mi farà sudare. Ma dimmi quando arriverai, son così teso, questa palla non arriva mai. Chissà che faccia che farai, così felice, sbalordito, non t'ho vista mai. A tutto campo arriverà, è un talk show del tuo Pescara, qui si parlerà. Chissà che faccia che farai. Senza parole, clicca
guarda se seguici. Che venerdì scoppiettante, che ve lo dico a fare, davvero puntata pregna e va, continua a riempirsi di grande importanza con la presenza del nostro Antonio Corrado. Ciao Antonio, ciao. Eccoci qua, ti ho già presentato prima, come sempre lo spazio della creatività, quanto ti piace? Tanto. Quanto ti piace, Corrado? Tanto, perché mi piacerebbe proprio mettere le mani. Sì, sei uno che ama la manualità, sì, vero? Sì, molto. Molto. Beh, credo che faccia pandanna con la tua passione per le tradizioni, no? Che poi le tradizioni richiedono tanto artigianato generalmente, no? Sì, molto artigianato, molto, tantissimo. Beh, allora, nuovo anno, hai passato delle buone vacanze, ti vedo rilassato, tranquillo, no? Sì, sono rilassato, sono già ti stanco. Ti vedo anche dimagrito, l'unico che dopo le vacanze mi sembra dimagrito, sarà il nero che sfina, non lo so. Devi fare la visita oculistica? In realtà mi si è abbassata la vista, per cui voglio dire, ti è andata bene, dai. Senti, Antonio caro, di che parliamo oggi? Del nuovo anno, di nuove prospettive, nuove realtà? Sì, ma alla fine tutto è nuovo e tutto è vecchio, tutto ricorda. Corre. Stellino ci manda la prima. Ah, così di botto. Andiamo fotografia, subito con la perché prima immagine. Il tema è questo sostanzialmente. Sì, beh, anche perché effettivamente siamo andati a rubare tanto spazio. E questo che cos'è? Questo è l'uroboro. Uroboro. Però, e che cos'è mo l'uroboro? Lasciamo perdere di quello che è. Sostanzialmente questo è il simbolo della circolarità, il tempo che inizia e finisce, in effetti non finisce, non inizia nulla, è tutto una ruota, tutto circolare. Questo è un simbolismo che accomuna popoli a tutte le latitudini, di tutte le epoche praticamente, e questo rientra sempre in quel calendario della terra sostanzialmente. Sì, ma mi fai capire bene con l'Abruzzo questo che cosa ha a che fare? Questo ha a che fare, oltre che con l'Abruzzo, con tutto il mondo sostanzialmente, perché anche se con sembianze diverse, praticamente questo serpente che si morde la coda, che a volte viene ritratto come due serpenti, uno che morde la coda dell'altro, non è nient'altro che la circolarità del tempo e delle cose che avvengono. Per cui noi abbiamo festeggiato il Capodanno sostanzialmente, ma oddio, non c'è Capodanno, è una convenzione. È una convenzione, vabbè, certo, bisogna avere pure dei punti di riferimento. Sì, no? Ma infatti proprio per questo, se io dovessi festeggiare pensare al mio Capodanno, sarebbe il solstizio d'inverno. Finisce la notte più lunga, incomincia a sorgere il sole, le giornate si accorciano, perché comunque è tutto legato a un ritmo ancestrale sostanzialmente. Certo, certo. La convenzione sì, ci stanno perché le religioni influiscono, tante perché cose. Perché questa è la necessità dell'essere umano di avere dei punti fermi per poterli gestire, la gestione del tempo, caro il mio Antonio. Sì. E se togliamo questi riferimenti è tutto un... Dai, oggi che arriva domani. Veramente no. Ci sono. No. Anche questo è dopo un'esigenza. Sì, è una lettura povera la mia, ci mancherebbe. È una lettura moderna del praticamente la convenzione del mercato. No? Tu crei degli eventi, delle cose convenzionali per poi avere il pretesto per festeggiarli. Certo. Quindi faccio il matrimonio, c'è l'albergo, c'è il viaggio di nozze, piuttosto che la Pasqua, il Natale. Comunque, al di là di questo, l'uomo da illo tempore, dalla preistoria praticamente, nel momento in cui ha incominciato ad immaginare le cose e a visionarle, a avere queste visioni, è stata la prima rivoluzione, perché prima osservava le stelle eccetera, quando ha incominciato a metterci della fantasia, delle cose, ad associarle, quindi a creare le religioni, a creare questi dei praticamente, allora lì è stata proprio la prima rivoluzione di comunicazione e di tutto. Certo. Quindi se pensiamo a questa cosa qua, però vabbè, detto questo, tornando al nostro Abruzzo, alle tradizioni, agli appuntamenti, di che ci parli oggi, che ci vuoi dire Antonio? Allora, innanzitutto contestualizziamo nell'asse temporale che cosa stiamo vivendo in questo momento. Ecco, l'Epifania diciamo. Ce l'abbiamo avuta ieri praticamente, che viene ricordato con i Re Magi eccetera. Sì. Però c'è un evento, intanto se Lino ci mandi il battesimo di Gesù, c'è un evento che viene
Eccolo qui, questo sì, è un affresco del Perugino che sta nella Cappella Sistina ed è praticamente la rappresentazione del battesimo di Giovanni Battista che battezza Gesù Cristo. Questo praticamente è un evento che viene collocato nella prima domenica dopo l'Epifania. Nella nostra dottrina lo festeggiamo, ma relativamente, perché comunque cade di domenica, non c'è proprio una vera e propria festa, però nella dottrina, come si chiama? Vedi, ogni tanto mi perdo. Nella dottrina ortodossa è molto sentita, viene festeggiata in maniera veramente, anzi tra le più importanti, devo dire. Ora, comunque, in ogni caso, dobbiamo dire che in questo periodo noi ci approssimiamo a festeggiare Sant'Antonio Abate. Il Sant'Antonio Abate è un santo importantissimo, prima di tutto perché è protettore degli animali domestici, okay? Poi viene rappresentato sempre col maiale, perché lui è protettore di coloro che vengono, praticamente colgono la malattia del fuoco di Sant'Antonio. Anche ottimo, ma lo sai che in questi giorni non sento che parlare del fuoco di Sant'Antonio? Perché? Il fuoco di Sant'Antonio. Sì, cioè, che poi tra l'altro evoca sempre il fuoco. Sto fuoco a te quanto ti piace, vabbè. E comunque Sant'Antonio comunque è molto... oggi non ti seguo, ti posso dire la verità, oggi non ti sto seguendo, mi stai passando da l'oroboro, come si chiama, dal serpente, voglio fare un po' l'avvocato del diavolo, dai, oggi ti voglio dar fastidio. Non ti seguo. Che mi vuoi dire? Aspetta, che ci vuoi... Arriviamo. Allora, innanzitutto se poi Lino ci manda l'immagine del serpentone. Vediamo qua. Cosa ecco, che abbiamo il collegamento dell'oroboro con l'Abruzzo. Eccolo qua, è un dolce. È un dolce sempre circolare. L'oroboro. E quindi no, volevi arrivare? Qua c'è una doppia valenza praticamente. Doppia valenza. Allora, quindi l'oroboro è la circolarità del tempo, il serpentone che viene, c'è un doppio messaggio. Praticamente noi avevamo qui i longobardi e nelle tradizioni longobarde il serpentone veniva esorcizzato, come dire, ecco il pericolo, noi lo esorcizziamo e ne facciamo anche un dolce, però significa anche l'oroboro. E quando viene festeggiato il Sant'Antonio in Abruzzo e anche a Farafiglio Rumpeti, questo è il dolce che accompagna questa celebrazione sostanzialmente. Okay. Quindi il serpentone, eccolo qua, è un dolce. Come? Di che sa? È un dolce. Ma come se è un dolce? Guarda, c'è già Antonio Di Giosa fatto dietro le telecamere che si sta ribellando. C'è dolce. Lo sai tu, Antonio? È tipo biscottato. Che è già un'altra definizione, Antonio. Non è un dolce, è biscottato. Ok, grazie. Allora, ti stavo dicendo comunque Sant'Antonio è veneratissimo, Sant'Antonio Abate che sarebbe l'Egizio, certo. Le tentazioni e tutto quanto il resto, ma in particolar modo è venerato in Abruzzo. Stellino, ci mandi l'altra immagine. Che poi ricordami cos'è il 13 gennaio? Allora, la festa del Sant'Antonio è il 17 di gennaio. L'ho festeggiato per una vita perché il mio caro zio Antonio Cossu, che ricordo, approfitto di ricordare, visto che è stato molto... una persona molto amata a Pescara in Abruzzo, e io lo festeggiavo sempre pensando a lui. Poi da quando non c'è più lui l'ho perso un po' di vista, è il 17 gennaio. Ed è una festa che in Abruzzo come si... Adesso come si... Allora, innanzitutto si festeggia Città Sant'Angelo, Rocca Morice, ci sono una dozzina di paesi che adesso non li enuncio, c'era anche un'immagine, ma soprattutto l'evento più importante è quello che si svolge a Farafiglio Rumpeti il 17, il 16 con l'accensione delle farche. Noi ci arriveremo... Ci risiamo ancora fuoco. Però questo evento che ha una grandissima valenza... perché non c'è soltanto quel giorno in cui si accendono le farche, c'è anche tutta l'attività che si fa nella settimana precedente, perché le farche vengono costruite, ce n'è una per ogni contrada, e durante questo periodo che di circa 5-6 giorni prima di arrivare all'accensione delle farche, questi rioni praticamente tutti si riuniscono attorno alla farchia del rione stesso. Sono 13, 14, a volte due contrade si uniscono, a volte si separano, comunque sono 14 rioni. Quest'anno purtroppo per il Covid non si farà,
perché c'è un pericolo veramente. Beh, certo. Però comunque tutte le contrade si riuniscono, quindi noi a Farafiglia Rumpetri il comune ha dato la possibilità di costruire degli chalet per ogni contrada e lì si riuniscono la contrada. E poi gli diamo fuoco gli chalet. No, il fuoco si dà fuori, ma tu pensa che c'è già il posto a sedere nelle tavolate che sono accoglienti, accolgono tutti i visitatori, ci sono i posti prestabiliti per il capofarchia anziano e per i giovani. Quindi i giovani siedono vicino al capofarchia e c'è questo tramandare della tradizione. Tu pensa che le prime farche che vengono accese sono quelle delle donne e delle scolaresche, dei bambini. Quindi automaticamente è stato praticamente creata questa continuità, la continuità, e vengono tramandate queste tradizioni. La cosa è molto importante anche perché le movenze, tutto quello che accade in queste attività sono identiche a quelle che accadevano 100 anni fa, tutto uguale. Ora a Fara c'è una circostanza particolare, diciamo che i fuochi in questo periodo sono delle attività, dei festeggiamenti tipici dei Longobardi, e Fara è un paese longobardo, Fara, già il fatto che si chiami Fara è sinonimo di Longobardo. E qui praticamente però l'evento del Sant'Antonio protettore che ha fatto il miracolo e che ha salvato il paese dall'occupazione dei francesi, perché è successo un evento di cui però parlerò venerdì prossimo. Allora lasciamo così. Sì, vi lascio anche un po', però venerdì prossimo avremo anche del materiale, potremo vedere anche dei video se ci sarà la possibilità, certo. Però è molto importante, considerate che l'ultima volta che il santo è stato festeggiato di sabato o di domenica ci sono stati più di 20.000 spettatori. Ma pensate, ma Sant'Antonio è un santo molto venerato, sì, molto venerato. E durante la settimana centinaia di persone venivano accolte nelle contrade con un'ospitalità aperta, cioè danno da mangiare. Peccato che adesso non si faccia, quest'anno non possiamo consigliare. Si fa, diciamo, in maniera molto più intima. Più raccolta. Io ci andrò, cioè, lo stesso. E te pare invitata. Che tu te lo perdi, che ti puoi perdere una festa, Antò? E che lo dice a fa? Comunque direi che Sant'Antonio ci sta, tu non hai idea quanto bene in questo momento che sto per passare da Antonio Corrado ad Antonio di Giosafat, è tutto un Antonio, è tutto un Sant'Antonio qui a Rete 8 Mattinai, tranne il fuoco, che il fuoco di Sant'Antonio per me te lo puoi tenere stretto. Scherzi a parte, Antonio, mi piace sempre scherzare con te. Prima di lasciarti, un'ultima battuta: perché hai portato questo libro? Questo bellissimo. È mio. Sì. Mio è di Sandro D'Orazio e Serena Di Fulvio. È Dalla Terra al Fuoco ed è la mia pubblicazione, la pubblicazione che abbiamo fatto io e questi altri due fotografi per la festa di Sant'Antonio. Guarda la telecamera lì, ok. Per la festa di Sant'Antonio a Fara. Benissimo. Tra l'altro me ne hai fatto dono, ti ringrazio di questo, è un bellissimo libro per cui abbiamo fatto bene a ricordarlo e inquadrarlo. Antonio caro, grazie, buona settimana, ci ritroviamo venerdì prossimo puntuali per parlare di Sant'Antonio. Sant'Antonio, benissimo. Grazie davvero Antonio Corrado e adesso l'avete capito, l'ho detto più e più volte, stiamo per parlare di Dreams e anche un po' di Fidati di me, visto che parliamo con lui, Antonio Di Giosafat, che non è venuto solo, ma come ogni venerdì c'è un concorrente di Dreams pronto a raccontarsi, e questa volta è Giada. State lì. Questa musica che c'è, come un tuono che risuona e che ti invita a vincere ogni sfida che ti viene incontro, e se l'affronterai senza mai tirarti indietro non puoi perdere. Questo canto che ora c'è, sento che mi rende libero di credere un po' in me, con la forza del talento pronto sempre a crescere.
fino ad arrivare dentro il cuore a un ritmo veloce più forte che c'è. Dreams, tutti insieme realizziamo un sogno. Dreams, tutti insieme lo gridiamo al mondo. Dreams, dreams, 20 voci, un solo canto che nel tempo vibra e resterà. Dreams, tutti insieme realizziamo un sogno. Dreams, dreams, tutti insieme lo gridiamo al mondo che la sfida è il momento per mostrare il valore in te. Dreams, tutti insieme realizziamo un sogno. Dreams, dreams, tutti insieme lo crediamo al mondo. Dreams, dreams, 20 voci, un solo canto adesso. Dreams, dreams, dreams. Dreams, eccolo qui, Talenti d'Abruzzo, una grande realtà di Rete 8, ne andiamo fieri. E allora ogni venerdì siamo qui a conoscere più da vicino i grandi concorrenti, già li definisco grandi perché stanno crescendo davvero molto con questa scuola che non è solo spettacolo. Dico bene, Antonio Di Josafat, benvenuto. Buongiorno, dici benissimo cara Paola, tutto bene, sono già dei piccoli talenti in crescita e vengono già riconosciuti man mano. Vero? Che vanno in giro. Sì, vero. Sì, allora sì. Salutiamo subito Giada, benvenuta. Ciao Giada, che bello, tra poco parlerò con te. Intanto, siccome ti ho visto bello caldo mentre parlavo con Antonio Corrado di Sant'Antonio, ero preso dalla situazione. È ripreso? Sì, perché fondamentalmente, come sai, beh, io mi chiamo Antonio, dicevamo prima. Anche il tuo zio? Sì, Antonio, ecco, certo. Tu facevi naturalmente riferimento al 13, forse era il 13 giugno, giorno in cui si festeggia il Sant'Antonio. C'era un motivo per cui mi ricordavo il 13. Sant'Antonio da Padova, lui naturalmente conosciuto come l'avvocato di Dio, Sant'Antonio dal Giglio Bianco, cioè è conservato a Padova nella cappella delle reliquie la sua lingua, perché era colui che faceva innamorare le persone di Dio. A differenza invece di Santo Antonio dalla Barba Bianca, che come diceva il nostro caro Antonio, era quello principalmente legato alla vicinanza con gli Armenti, quindi la zona prettamente diciamo agricola, l'area agricola, e quindi noi qui in Abruzzo ci siamo particolarmente legati. Affezionati, sì. Certo, e questa figura poi ci torneremo su con il nostro Antonio Corrado. Beh, allora, queste vacanze, queste feste, caro Antonio, vacanze bellissime. Abbiamo preso qualche etto in più? No, forse qualche chilo, qualche etto boffensivo, scusami Paola. Scusami, ti sottovaluto. Boffensivo, no, siamo stati bene, la mamma ci ha coccolato, la moglie ci ha coccolato, la capito? Suocera ci ha coccolato un po' tutti. Ti vedo sorridente, quindi tutto a posto, mi fa piacere. Bene, bene, e siamo stati in compagnia, perché noi naturalmente il nostro carrozzone, come puoi immaginare, non si è fermato, anche se abbiamo avuto qualche piccola defiance. Legata al fatto che i ragazzi, magari chi è andato fuori con la famiglia, sì, chi ha passato magari il Natale in compagnia in maniera più felice, più larga, più tranquilla del solito, e ci sono stati qualche piccolo problemino, cioè vale a dire anche all'interno di Dreams, tra i ragazzi nel periodo delle feste, è arrivato il signor Covid. Il signor Covid è venuto a farci visita in maniera indesideratissimo. Questo è l'ospite che nessuno vuole più arrivare. L'aveva invitato a pranzo, a cena di Natale, ma ci è arrivato, e nell'arrivare ha colpito qualche ragazzo. Abbiamo alcuni ragazzi che salutiamo perché sono a casa, alcuni sono già negativizzati ma hanno bisogno di un periodo, certo, ancora di essere isolati ancora con la famiglia, li rivedremo prossimamente, tant'è che nella puntata di dopodomani, ahimè, non avremo la consueta puntata quindicinale, chiamiamola dallo studio di Rete 8. Perché appunto tra chi è entrato in contatto, chi sta facendo il tampone, chi invece è risultato positivo, chi è ancora fuori con la famiglia perché ha pensato di raggiungere magari i parenti fuori, sai, nel periodo di Natale, delle feste, adesso approfittando di questo ponte lungo, anche perché il nostro Presidente della Regione ha fatto aprire le scuole più tardi, sì, eccetera, certo, quindi certo. Le persone hanno allungato il rientro e quindi domenica andremo in onda, faccio questo annuncio, sì, utilizzo le tue telecamere, certo, in maniera del tutto diversa, cioè con una sorta di serata spettacolo, dove i superstiti, chiamoli così, della nostra famiglia di Dreams, insieme a qualche guest, a qualche ospite, che posso essere io, che può essere il buon Riccardo, anche magari Federica, non sappiamo se lo riusciamo a convincere, si esibiranno cantando. È uno spettacolo senza giudici, no, vabbè, quindi senza giudizio. Fantastico, è un momento di festa, ma bellissimo. Di ferie.
di certo, ferie. Certo. E i ragazzi però si presenteranno i loro cavalli di battaglia, addirittura tu sai, noi abbiamo anche qualche coppietta, qualcosa stiamo sentendo che sta nascendo. E quindi, quanto mi piace a voi, un po' di gossip. C'è una coppia che si esibirà in coppia ufficialmente, quindi Leo e Sofia canteranno insieme, Vivo per lei. Cioè, faranno tanta attività, tanti giochi, una serata diversa, molto più tranquilla, ma ci auguriamo ugualmente divertente. Lo sarà senz'altro. Io tra poco ti anticipo, Antonio, ti sto per chiedere, perché vado adesso da Giada, voglio sentire lei e le sue emozioni, ma ti sto per chiedere, per chi magari si è perso finora tutto quello che è stato Dreams, anche a livello proprio di talenti, a livello di realtà artistica, ti chiederò proprio una pillola di riassunto, okay. Perché c'è anche chi si vuole inserire e si può inserire magari adesso, certo, no? Certo, a cominciare, cominciare a vedervi proprio da domenica. E mentre tu ti prepari questa pillolina, esatto, io vado dalla nostra Giada. Giada, allora io partirei proprio dalle emozioni, le emozioni che hai vissuto intanto dall'inizio di questa avventura ad oggi. Allora, diciamo che all'inizio mi sono un po' pentita di come sono partita perché non volevo partecipare, non ero tanto convinta. Ah sì, eh? E dopo le audizioni, stando lì con tutti quei ragazzi, mi sono sentita veramente a casa, è un ambiente sereno e tranquillo, è bellissimo, quindi sono felicissima. Anche se prima dell'esibizione ho sempre tantissima ansia, con ci il sta, tempo sto ma imparando a gestire. Quella ci vuole, gestire, l'emozione che poi, certo, imparerai a gestire. Ricordiamo quanti anni hai e da dove 15. Arrivi. 15, sono 10 pagatti. 15 anni, madonna, sei una bambina. Quindi ci stanno tutte queste emozioni, questi timori soprattutto, che però si stanno andando sgretolando, sì, proprio grazie alla compagnia e all'ambiente che ti trovi a frequentare, Giada. E a livello professionale, diciamola così, che esperienza è per allora, te? È un ambiente veramente molto professionale, stiamo lavorando con dei professionisti e sono migliorata tantissimo a livello tecnico, anche ascoltando gli altri ragazzi, c'è sempre qualcosa da imparare. Cosa hai imparato tu? Qual è la cosa che, allora, se dovesse finire oggi l'avventura, ti porteresti a casa? Sto imparando a, diciamo, a credere di più in me stessa. Hai detto niente. All'inizio veramente mi distruggevo da sola, adesso veramente sto imparando a tirare fuori tutto quello che posso dare. Già l'abbiamo convinta il giorno prima delle audizioni a fare le audizioni. Sì. È stata una delle lotte più dure di Federica, di Piero, mia, perché fondamentalmente lei fino all'ultimo, no, io non ce la faccio, dove mi presento, c'è Beppe Vessicchio, dove vado, lo fa. All'ultimo extremis, per grande gioia della mamma e del papà, l'abbiamo convinta, a patto, era questo la... Lo diciamo qual era il patto che abbiamo fatto? Eh beh, ormai dovete dirlo. Che se passava doveva pensarci se sarebbe entrata in scuola. Ok, vabbè. Una volta che è passata, è bravissima. Ah, eccezionale Giada. Anzi, vogliamo subito vedere una pillolina che abbiamo riservato proprio per te? Sometimes I get a good feeling, yeah. Yeah. Oh, I got a feeling that I'm never, 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 never happy if oh, no, no. Yeah. And I just gotta tell you right now that I really do believe that someone's got hold on me, yeah. Gonna put the hurt on me. I said, oh, oh, oh,
niente. Grazie. Ma non è bravo, ma cosa ci fai lì, Giada? Dovresti essere altrove. Giada, ma come potevi avere titubanze? Stella d'oro, la stella d'oro in carica, sì, sì. Beh, meritatissima. Brava, bravissima, quella sera è stata veramente fantastica, ma è sempre fantastica, come tutti sono bravi e fantastici i nostri 20 ragazzi. Ma quanto ragazzi. È dura sta battaglia, ragazzi, io sono curiosissima di capire chi ce la farà, ma sarà una lotta tra pari, cioè alla fine perché ce la deve fare, come dire, uno perché se no... Però tutti hanno dato il meglio di sé, sì. Quello bello che noi vediamo da dietro le quinte, oppure vivendo con loro, perché ormai sono diventati... la nostra famiglia, con Fidati di me, Dreams, cioè noi passiamo con loro tantissimo tempo insieme. Quello che notiamo è che chi vince è felice anche per chi magari, cioè chi non vince è felice per chi ha vinto. Chi ha vinto magari la stella d'oro. Che si stimano tra di loro. Io vedevo Giada che si è abbracciata alla fine della serata la ragazza che era uscita, aveva preso la stella nera quel giorno, quindi fondamentalmente c'è una forza scambievole, reciproca, che è fondamentalmente la base, quindi anche noi come organizzazione, noi come redazione, eccetera, siamo felici di questo, perché vediamo che non vanno tra di loro in competizione, ma perché state facendo un ottimo lavoro. Grazie. Sotto il profilo umano. Grazie. Perché state mostrando l'umanità di queste persone e il punto di arrivo è la fine di un viaggio che devono fare insieme. E questo è fondamentale, voi l'avete ben comunicato e loro l'hanno appreso. Ma. Il mio caro Antonio, ti ho dato un compitino da fare, facciamo che ci sta guardando adesso la signora Luana, che signora non vi Luana, ha mai visto, buongiorno. Parliamo con Luana, dai così, che non vi ha mai visto, ma cos'è Dreams? Dreams è un gioco musicale, perché i ragazzi giocano cantando, divertendosi insieme. Sì. Naturalmente è una sfida, dove ogni settimana viene, eletto, viene decretato il ragazzo primo vincente, il vincitore ufficiale, che i tre giudici appunto assegnano in base al voto e quindi onorano con il primo premio assoluto automaticamente con la stella d'oro. Poi l'ultima, purtroppo, persona che si classifica, ahimè, riceve la stella rossa. Mm-hmm. Sì. Ogni settimana, inoltre, gli amici del pubblico possono decretare la persona che a loro maggiormente gli aggrada. Votando appunto tramite WhatsApp, riceviamo migliaia di messaggi ogni settimana. E il ragazzo che riceve la stella azzurra invece riesce a prendere 3 punti perché in più. Perché con quei voti si arriva alla stella azzurra e quella stella azzurra dà quei tre punti in più che molto spesso abbiamo visto cambiano le carte in tavola. I due ragazzi che nelle due domeniche, tra loro che trascorrono 15 giorni, che ricevono la stella rossa, si sfidano. E chi perde vince la stella prende la stella nera. Che gli comporta una sfida esterna. Ma tu adesso stai dando delle indicazioni, di come funziona il gioco. Sì. Io invece voglio che tu spieghi alla signora Luana che realtà è. È una realtà bellissima, signora Luana, è una famiglia, sono tutti fratelli, noi ci divertiamo con loro. Io sono il grande fratello, non so per quale motivo. chissà. Però perché, chissà. Fondamentalmente vivo con loro gioie e dolori. E la cosa più bella è questa, che anche noi ci emozioniamo nel vedervi cantare. Certo, signora Luana, sono dei ragazzi che cantano e uno... tra loro vincerà. Posso fare una richiesta alla signora Luana? Certo. Signora Luana, se lei poi maggiormente viene presa, viene colpita da questi ragazzi, i ragazzi mangiano un vassoietto di pasticcina, a noi ci fa piacere. Ma perché mi torni sempre là? La signora Luana ci tiene a sapere, che ne so, io do questa informazione. Facciamo fare merenda. Ovviamente la simpatia di Antonio e di tanti altri, parte del cast di Dreams, Fidati di me, e fa parte proprio, l'ingrediente pregnante di tutta la realtà. Posso salutare tutto lo staff? Ne approfitto per ringraziare i nostri due coach, il maestro Pierluigi Santullo e il maestro Lindo Terrenzio, il nostro timoniere artistico che è il caro Piero Mazzocchetti, la nostra Federica Peluffo che ci istrada, ci dà tutte le indicazioni e conduce anche dal punto di vista con me organizzativo, autoriale e redazionale, quindi sia Dreams che Fidati di me. Salutiamo i nostri due ospiti fissi, i nostri due giurati fissi, senza di loro non potremmo fare a meno, ormai Lucia e Fausto che saranno con noi anche domenica. Poi abbiamo i due fratellini, li abbiamo chiamati Melissa e Riccardo.
Suora Bologna, Suora Bologna che sta dietro le quinte con me. Beh, la guarda, devo salutare perché ci sta guardando. È per forza. Ciao, mia carissima Emanuela, quindi tutti quanti il nostro carrozzone. Siete veramente tantissimi, una grande squadra oliata che ben funziona al servizio di questi talenti d'Abruzzo, perché poi alla fine andare a scovare il talento è una cosa che inorgoglisce tutti, perché l'Abruzzo, certo, è terra di talenti, e quindi non lasciamoli a casa, non lasciamoli senza riflettori. Giada, per chi fa il tifo esclusa te? Per tutti quanti. Dai, non mi dare le risposte diplomatiche. Cioè, non ce n'è uno che vorrei. Dai, uno o una. Guarda, non ci mettere tu le mani in mezzo, uno o una. Non c'è, nessuno che parteggia. Senti, ma come sta il Papa? Il Papa sta bene, l'ultima apparizione l'ha fatta ieri mattina per la messa, diciamo, dell'epifania. Mamma mia, che ridere che è stato con Federica, veramente Andrea, giusto se non sbaglio, simpaticissimo, anche perché vengono fuori delle personalità brillantissime. Andrea, che da piccolo voleva fare il Papa, è stata una cosina fantastica, guarda, per me è stata una rivelazione. Vabbè, insomma, non facciamo il tifo per nessuno, facciamo il tifo per la squadra. Cosa ti aspetti da questa avventura, Giada? Allora, spero di riuscire totalmente a credere in me stessa e di migliorare ancora di più a livello tecnico. Ecco, questo mi sembra importante volerlo fare. Ma da grande, dove ti vedi? Allora, sicuramente in ambito musicale. Io studio pianoforte da tanti anni, quindi per adesso il mio obiettivo è quello di entrare al conservatorio e di entrare in un'orchestra più in là. Wow, che bello! Quindi non solo canto, abbiamo proprio la musica nel sangue. È bellissimo, quando canta e suona è una chicca, è una perla. Ma ti senti solo interprete o anche cantautrice? Pensi, cioè, hai mai scritto canzoni? No. Non ti interessa fare? Sì, mi interessa, però ancora ci devo lavorare. Ci devi lavorare, mamma mia quanto è seria questa realtà. Che bello, brava davvero. Io auguro a te e a tutti i ragazzi che poi via via conosceremo ancora meglio qui, veramente di fare grande strada, che sia solo un trampolino di lancio, Dreams. E Giada, ecco, se tu potessi, come dire, dire qualcosa ai telespettatori che ti seguono e che ti votano, perché insomma non sempre riusciamo a dare quello che ci danno le persone che ci seguono. Adesso hai un'opportunità per parlare direttamente con loro. Non lo so, sinceramente dico di seguire i propri sogni e tutti quanti, perché io il canto non era programmato per me. No, ma io dico a chi ti vota, a chi ti, li ti ringrazio stima, tutti i quanti, tuoi stimatori. Li ringrazio tutti quanti, perché diciamo che sono il mio punto di forza loro. Che credono in me, già non lo faccio io, quindi meno male che c'è qualcuno. Meno male che ci siete voi. Continuate a sostenerla, perché Giada, come vedete, emotivamente è molto toccata da questa esperienza. Si parlano quelli per lei, non servono parole davvero. In bocca al lupo, Giada, continua così, e poi tutto il resto, insomma, tocca a voi costruirvelo. Noi ci mettiamo del nostro. Certo, voi fate quello che potete ed è già tanto, davvero lavoro encomiabile. Allora, ridiamo gli appuntamenti, vai Antonio. Domenica sera dalle 21.30 su Rete 8, l'appuntamento appunto con questo speciale, chiamiamolo così, questo show di spettacolo di musica, con i superstiti. Ma quanti sono sti superstiti? Bene, abbiamo avuto una defiance di 4-5 ragazzi tra chi è stato colpito. Pensavo peggio, dai. E sono tanti. Ma ne sono 20, 5 ragazzi, 25%. Sono sempre 15 che restano. Il bicchiere lo vediamo mezzo pieno. Sempre. Siamo allora, positivi. Non guardiamo in quelli senso, che mancano, guardiamo quelli che restano. Potevano essere meno, invece sono 15. Però naturalmente non possiamo far fare la sfida, perché non ci sarebbe l'equità di gestione. No, certo. E invece la settimana poi l'altra ci saranno quelli che noi abbiamo chiamato le pillole, gli highlights, dove si scoprono dietro le quinte delle loro preparazioni, le loro crisi esistenziali, perché c'è anche chi dice io non ce la faccio, eccetera, e soprattutto la nostra Giada che si prepara, studia, così come tutti i 20 ragazzi che ufficialmente riprenderanno dalla settimana prossima le attività. Chi ha la stella nera? Attualmente la stella nera ce l'ha Lola. Oh, Lola e Stella Nera. Io ho perso l'ultima puntata, ma questa è una notizione. Sì, perché ha fatto sfida e Stella Rossa, perché ha avuto un momento, lei, abbiamo incontrato anche la famiglia la settimana scorsa, eccetera, ha avuto lei un momento di quasi si è persa, diciamola così,
mentre cantava si è emozionata, presa dall'emozione eccetera, praticamente non è riuscita a... Vabbè, ci sta, può succedere. C'è questo momento di negatività. Può succedere, comunque io recupererò la puntata e chi come me volesse farlo su YouTube le trovate tutte. Cercate YouTube Rete 8 e poi basta scrivere Dreams e vi appariranno tutti i video naturalmente delle puntate andate in onda fino adesso, potete recuperare quella che avete perso, se le avete perse tutte iniziate da lì, così vi affezionerete senz'altro a questa bella realtà anche di Rete 8. Anche la signora 8. Luana. Anche la signora Luana. Grazie ragazzi, ci alziamo, andiamo ad accogliere il nostro direttore Carmine Perantuono che ci dà le anticipazioni del TG. Eccoci qua, Carmine. Ben rivisti, ben rivista, in bocca al lupo alla grazie. Concorrente. Allora, che è successo in queste due ore e mezza? Beh, c'è una notizia di cronaca, sono quelle che non vorremmo mai dare. Purtroppo una tragedia che è avvenuta a San Salvo, dove due anziani sono morti nella notte per le esalazioni da una termocoperta che probabilmente non funzionava, due anziani di 90 anni, purtroppo questa notizia che è un po' rattrista questa mattinata, non che il resto fosse così allegro, certo. A partire però insomma da altre notizie che noi cerchiamo sempre di dare in positivo, come la vincita e le vincite che si sono registrate in Abruzzo per la Lotteria Italia, 100.000 euro all'Aquila, altri premi 6 da 20.000 e in altre province ugualmente distribuiti in tutto l'Abruzzo, caccia ai vincitori, ma insomma ancora un po' tutti in alto mare. Per quanto riguarda invece la pandemia, abbiamo oggi nel telegiornale i servizi dagli ospedali di Pescara per la situazione del pronto soccorso in particolare e dell'Aquila, dove geriatria ha dato vita purtroppo a un mini focolaio, però la situazione è stata rimessa sotto controllo. Parleremo poi anche della situazione del ritiro dei rifiuti dalle abitazioni dei contagiati, perché insomma a Pescara, pensate, si è passati da poche unità a 2500 famiglie nel giro di 3 o 4 giorni, quindi un sistema che insomma, inizia ad avere anche qualche difficoltà organizzativa comprensibile. Certo. Parleremo poi delle scuole, degli screening che sono già iniziati in alcuni comuni, che inizieranno il grosso domani e dopodomani per insomma, cercare di raggiungere un obiettivo non facilissimo, è quello di riprendere le lezioni senza avere ulteriori incidenti di percorso. Ricordiamo che questi screening sono non obbligatori, ma lanciamo anche da qui un appello affinché in tanti ci si rechi per evitare poi che si determinino situazioni di grande difficoltà all'interno della scuola, insomma che si riesca in qualche modo a riprendere in una parvenza di normalità, cara Paola. Ci si prova, ma non è facile, non è facile. Perché gestire queste poi, quantità ormai è diventata veramente. Poi sono sempre legate al Covid le notizie sportive, perché c'è ormai la certezza, verrà ufficializzata nel pomeriggio, di un nuovo stop del campionato di Serie C. Quindi slitta ancora di una settimana, non si giocherà nemmeno nel prossimo weekend, in quello appunto della settimana dopo, ma si riprenderà il 22, perché ci sono circa 250 calciatori positivi in tutta la categoria. E poi anche l'eccellenza in Abruzzo è a forte rischio, novità anche questa nelle prossime ore. Vabbè, siamo al picco, è normale che tutto questo accada. Hai vinto tu la lotteria, no, per caso? No, perché ha detto tanti premi, io ho un biglietto, vado a controllare subito. Vai a controllare, verifica, visto mai. Sì, in provincia di Chieti ce n'è uno venduto a Poggio Fiorito, in provincia non ero di io a Poggio Fiorito. Non sei andato in qualche qui ovunque, ma Poggio Fiorito non lo hanno invitato. Però, allora non ci andiamo. Però, siccome tu giri molto l'Abruzzo, vai a controllare sul sito di Rete 8 i biglietti vincenti, ce ne sono 6 da 20.000 euro. Se non sei stato all'Aquila, in quel caso all'Aquila sono stato. 100.000? Caro Antonio, ti abbiamo sempre voluto bene. Antonio, ricordati di noi. Della famiglia. Va bene, siamo ai saluti, grazie direttore, grazie veramente Carmine, ci ritroviamo con te lunedì con tutta la grande redazione di Rete 8, grazie Antonio Di Giosafat, Giada in bocca al lupo, grazie davvero a tutto il grande staff di Dreams e Fidati di Me, grazie Lino Lallone in regia, straordinario il nostro regista, grazie Galvano Coppa dietro le telecamere, Valeria Di Berardino la nostra assistente di studio, grazie Luca Pompei, grazie davvero a tutti quanti, Andrea, Di Fabio, insomma siamo tanti e tutti sul pezzo. Se Dio vuole anche lunedì ci ritroviamo qui alle 11, ovviamente Rete 8. Ciao! Buon weekend!